Non è possibile, oh. Scusa, perché se faccio la live su YouTube non laggo, se la faccio su Twitch sì. Oh. Dica. Mezzo buggato GTA in tutto ciò. Dovrebbe andare tutto liscio, però boh. Adesso staremo a vedere come gira, come va. Magari è la giornata che è andata a fanculo adesso, sta arrivando. Te mi senti, sì? Mi rassicura questa cosa. Non è che qualcuno mi ha preso di P per caso, fammi vedere. Allora. Ciao, Ma sai che lei è Mattia, sulla... ma ti indovina dove sta? Io sul 2x4. Ah, Lo sai che no. Legacy mo streama, fa la live. Eh beh, Sì, sono un grande. Mi fru un cazzo. Non cambia niente. tanto non ci sono. E sei entrato solo per dire che... che Devo vedere Mattia se si gioca a Black Ops. vede, cioè perché non lo sento io. Io faccio il quarto in com. Ah, non mi sentite? Ottimo. Cosa? Non so se per colpa dell'IP di qualche altro apparecchio in casa. Quindi Cristian ti stai installando No, boh. quel bel gioco? Allora. Proviamo a uscire e rientrare, essendo che non mi sentono. La. Boh. Proviamo. Controlliamo se l'associazione delle porte è buona. Sì. Ok, sembra tutto a posto. Ciao Anonymous, benvenuto. Madonna, ho capito, non voglio più le notifiche di Telegram, per favore, grazie. Ora mi senti? Vabbè, Sì, io sentivo penso che tutti. dovrebbe Io aver fatto. sentivo tutti, andava Niente, tutto sentivo. bene. Avevo Niente, intuito quando hai sentivo, detto sì. io non lo sento. No, mi sono capito Allora. 10.000 RP, porca puttana. Madò, mi sa che devo. Ah. Mi Adesso? sa che. Cosa? Non parli con me, aspetta. Oh, Legacy, tu le senti delle interferenze alle cuffie? No. E l'unico che ho mutato in questo momento è Omar, quindi se è qualcuno che le fa è Omar. No, dici che so io. No, tu non fai niente. Dov'è la mia? Mi sa che dovrebbe Quindi dai, arrivare. invitami per sto colpo, Eh sì, boss. devo prima arrivare alla sala giochi perché devo arrivare lì per avviarmi. Continua. Ciao Red, come va? Interferenze Tutto uguali. bene? Scusa Red se prima non siamo entrati, ma stavamo facendo la preliminare, poi te ne sei andato. Ora stiamo facendo il colpo, se dopo ci Ah, sei facciamo anche il tuo. ho il ventilatore oppure la play Comunque sì, adesso. sono diventato Gesù. Allora. Aspetta, non ho sentito la mia voce. Musica, madonna. Non vo Oh, ma. Allora. Oh, ci credi che litigo Manda più con la me. musica che No, con allora. i bot? Omar.
Guarda che tipo io sto sentendo la mia, cioè, sto sentendo Io la già mia ho voce fatto, ho tramite mutato, microfono che so che fai. e non sento un cazzo. Quindi non No, so. infatti c'è la live che si è fregato da solo, ma c'è la live Niente, non che... sono niente. Cioè io letteralmente Legacy non le sente, Cristian non le sa niente. E Omar che sente se stesso. Ma noi stiamo facendo una cosa OP, noi stiamo facendo il colpo stealth senza hacking, perché non possiamo farlo, e senza armi, lo stiamo facendo col corpo a corpo. Quindi mi inviti, signor Devo arrivare. capo della... Ero nella mia casa lussuosa in città. Devo arrivare alla sala giochi. Siamo due... No, Tra 5 minuti, forse ti. Io sono in una lobby di 27. Io sono una lobby da solo, secondo me mi hai contaminato con la tua mira manuale. E allora invitami, Non lobby da solo. serve, tanto. Invitami! Ma non serve, a parte che puoi entrare quando vuoi. Dal party, dal menu di GTA, ignorante. Farlo con noi, se farlo stealth Eh per no, bene non lo perché so noi fare. appena facciamo quella cosa facciamo il colpo. Comunque ho preso il PC. Ah, buon per te, Red. Ah, noi Red adesso facciamo il colpo. Se dopo questo colpo vogliamo rifarlo, il tuo a me non dà fastidio. Il suo ha le pistole silenziate, sai? Boh, niente che sì. Però prima facciamo la versione difficile, se no non c'è gusto. Viaggiamo per tre No, quarti ma d'ora. se vuoi fare le preliminari non ti rompiamo il cazzo. Red, che tu sappia, mi puoi dire, visto che tu stai andando No, alla live, se ma no, lagga, se ma tanto scatta, cazzi fra vari. entro e via subito il colpo, quindi niente. Mi guidi tu il camion di me. Mi No, vuoi prendi per una scatta favore sicuramente. invitare al colpo Legacy perché mi stanno rompendo il Ma cazzo? allora, tu vuoi capire che io adesso sto sorvolando appena ora Forzancudo. Oddio Cristo, Tu non hai ancora capito che quest'auto di merda è lenta, è solo figa e basta. Io prima o poi mi devo comprare un... Aspetta, prendo il jet visto che sono sopra Forzancudo. intanto ti appartiene forte Dopo zanculo, mi devo quindi appartiene. portare, mi devo comprare la moto, la cosa. Però mi devo comprare pure un jet prima o poi. Ce l'ho a Sandy Shores la sala giochi. La sala giochi quella meno costosa. A me piace. Lei ha accesso alla base. Cazzo, scherzavo. Sai che rubare un jet ti dà le stelle. Però te ne dà solo due. Porco schifo. Aspetta, non avviare niente che mi sto andando alla tua sessione. Figurati, ho appena preso il jet. Sa che c'era un carro armato che mi stava sparando. E beh, quando decoli col jet da Forzancudo, sai com'è? Sì, ma tu Lei fra è almeno due il proprietario di stelle. Forzancudo. Prendo il jet di un soldato. Addosso! Pigliatelo! È lui che ha lanciato il cornetto con la Nutella al soldato militare. Ok, sono entrato. Vai, invitami come CEO, cioè tu devi essere Eh sì, oh. CEO. Inviti in Cioè... party. Tu pretendi troppo, Red. Aspetta prima che. Aspetta, non avviare niente, io devo andare a fare una cosa un Eh sì, no, attimo. ti stai invitando solo nel coso. Ok, adesso ti invito, Red. Se mi ti trova instant, perché se no mi scasso la minchia se non ti trovo instant. Però io voglio diminuire un po' il limite del party. 16 giocatori è un po' tanto. Mettiamo a 8 come il classico. Che ci fai sulla remaster di DS1? Non rispose, così. Ah, red. Adesso carica tre quarti d'ora.
Sì, lo so come ti chiami, Red. Non sarei che me lo ricordo. Madonna. Tre quarti d'ora per caricare i nomi, eh. Che poi lo sai che significa il tuo nome, vero? Che vuol dire tipo spia gentile. Rossa spia gentile. Ah, sei entrato tu. Bravo. A posto. Nell'esatto momento in cui ti stavo per invitare, sei proprio una bella persona. Comunque devi smettere di avere la voce da adulto. Torna a essere un ragazzino, per favore. Da fastidio, veramente. Sembri invecchiato troppo, madonna. Sì, ma io ne ho 19 e ho una voce più acuta della tua, capisci che c'è qualcosa che non va? Cioè, credo anche di avere più capelli e barba di te, e comunque hai la... beh, ci sono arrivato. Ma la cosa più figa, sai qual è? Che prima o poi, quando arriverà il momento, questa cosa la sanno poche persone. Oppure possiamo dire che poche persone credono che lo faccia veramente. Voglio farmi capelli e barba verdi. E beh, come il mio personaggio di Dark Souls, c'è poco da fare. Perché io sono Batman. Beh, Dio, lo sai. Io credo che non farò un cazzo ancora per una decina di anni. Poi appena muoiono tutti andrò sotto un ponte. Allora, aspettiamo. Ah no, Chos c'è già a posto. Perché non posso far partire. Ok, no. A posto. Ah, dovrebbe essere tutto a posto, a posto, a Intanto vai a fare il colpo, posto, sì, sono due, raga. a posto. Porco Dio, Bixby che Ecco, si apre così vabbè, rapido. adesso ti aspetto, basta. Sì, Madonna. Guarda, la prima è gratis, poi basta. Sì, ho capito, non lo sapevo però. Cioè, Ma quando sono in live lo ogni sa. 2 anni No, non è aggiorni vero. le regole. Quelle sono le regole sempre. È inutile. A parte che appena. A Ok, parte che. A sono nuovo. parte che. Sì, perché non ero mai in live. A parte che se tu scrivi in chat, prima di scrivere in chat, Twitch ti dice le regole. Quindi tu, prima di scrivere, hai detto non Chi le bestemmiare. legge? Non Chi glielo le legge? leggi, Basta. non glielo leggi. Quella al meglio in italiano, nessuno le legge le regole. Ciò che stiamo per fare andrà negli annali della storia. Ma Ma come cazzo fai a fare un colpo a pugni? Non lo so. tu lo sai che eravamo arrivati al cavò? Cioè, sono arrivato al cavò da solo perché lui era fermo a farsi la doccia e visto che non potevo aprire con la card mi sono rotti i coglioni. Però hai capito il senso. Ok, Ci sono, già invitato. ragazzi. Dica. Chos, Oh. dica. Sì, ma colpo. Ti ha invitato? E ti ho detto che andavo a fare Sì, ma l'invito ti una cosa. rimane nel Ok. cellulare. Madonna santa. Sono Red, ti entrato. presento un rango 24. Ma che senti? Ah no, è 29, Quello vedi? comprato È da me, diverso, è 29. diverso. Beh, è forte però, Beh, Un fottiglione. visto che io ho insegnato come fare i pugni stealth, visto che non sapeva fare. Dai, se L'ho riusciamo a solo fare questa, appreso il poi veniamo gioco. premiati con un altro colpo gratis, con le pistole, quindi più facile del 40%. Ah, ma lo facciamo in due. Eh sì che lo facciamo in due. Che vuoi dividere i soldi con qualcuno? Ancora non hai capito come funziona questo mondo, madonna. Madonna, sì, puoi farmi scegliere le cose oppure... No, si va, scegli, sta Io tranquillo. parlo con il gioco. Ah. Ok. Nose. Il naso. Perché non parli con il gioco? Perché il gioco mi ascolta. Sento troppo male Fallout. Cazzo c'è dentro No. Fallout? Ma mi ricordo facevi la serie un Ciao Nick sacco di anni Double, fa. benvenuto. No, no, per favore, quel travestimento no. No, ah, quello de... No, io voglio quello, non mi interessa. Non si Voglio può, è sbloccare con quella Gang tutta. Zestor. Se devi andare a pugni, vai con Gang Zestor. Tanto
Allora, che cazzo devo fare? Ah no, va bene, tutto così, non serve che ti do i Devi dei soldi. soldi. Ah, peccato. Allora. Come cazzo si faceva a cambiare? Ah sì, devo cliccare su me stesso. Che triste questa cosa. Ah no, devo mettere di più invece niente. Secondo me tu ti clicchi su te stesso ogni giorno, però non lo vuoi dire. Possibile avviare uno o più membri della tua squadra? Non sono pro. Vabbè, è ritardato, secondo me. Ho messo pronto Sì, tre adesso. quarti d'ora dopo, inutile che. Ah, a me piacciono questi travestimenti. Ingresso smaltimento di rifiuti e uscita smaltimento di rifiuti. Perché noi Perché siamo siamo dei dei rifiuti. rifiuti? Poi io ho già Sì, giocato di rimane. Bug Stairs. Poi dipende, magari tu, Nick, parlavi dei costumi per uscire, per andarsene, quei suoi dettagli. No, lì non lo sto a fare il colpo. Comunque sta di Lo fatto stanno a fare in due. che questo è il vestito più bello che ci possa essere insieme al borsone. Perché tu adesso non hai più il borsone? Non lo Il borsone so. c'ho il completo della NUS comunque. Della Nurse? Aspetta. Di Dead by Daylight? Sono un buon samaritano Oh, tipo Robin Hood. Perché sono infinite volte senza mai fare con il niente di. paracadute Ah, dell'Italia ok, schiena. sei uno moddato come il mio amico. Boh, allora dopo se vuoi venire, Nick, facciamo il colpo in quattro e date tutti i soldi a noi. A noi sta bene. Ah, sei solo uno che gioca molto, Nick. Tanto, tanto. A me sta bene, ce lo giochiamo in quattro, così almeno è più facile. Più divertente, riusciamo a prendere tutti i soldi. Io. Co cosa cazzo dici? Ho fatto tutte le preliminari esistenti di questo cazzo di colpo. Tranne la fottuta preliminare che dice devi fare questa cosa con la signorina Baker che non so come si fa. Immagino sia finire le missioni. Devi andare al casino e devi fare missioni con quella che sono Cioè, la macchina della devo scuola. finire le missioni del cinese del K, vabbè, non mi interessa. Sì, esatto. No, però ci sta perché alla fine era Rifare il l'unica colpo. cosa Ah, che ok, potevi sì, Nick, fare. lo conosco. Ci sta, va benissimo. Sì, comprendo il tuo punto di vista, Nick. Le mod, secondo me, ci stanno di più offline. Rovinano perché se tu giochi a 5M, No, boh, fai sì, ma quella è un'altra cosa. Cioè, è una mod fatta per tutti. nel senso là fanno pure le gare modificate, fanno tipo delle attività che sono diverse e sembra che loro quello Sì, ma stanno quella è facendo. una cosa in cui ci si è messa d'accordo. Nel senso, se tipo in un server dicono vogliamo usare questa mod e tutti e 30 i giocatori sono d'accordo, è ovvio che è un po', insomma. Sta Sì, ma io ci ho di giocato, fatto che se io avessi un sono PC credo che io giocherei molto a 5M, perché mi piace un sacco Sì, ma è ruolare. meglio dell'online, fra, Ma ci sta. l'online, cioè, cosa fai? Ormai, a parte che ho già fatto tutto, l'online cosa fai? Fai la cosa nuova che esce dell'aggiornamento, dopo una settimana basta, nel senso. Poi chiamami scemo, ma io ho due serie diverse, una full poliziotto e una full criminale, me le farei, cazzo. Anche se credo di preferire il poliziotto. No, ma ci sono anche i bambini. Cioè, a me piace un sacco vedere robe del tipo. Allora, commissario, cosa ne pensa? Beh, agente, non lo so, dobbiamo rifletterci sopra. Hai 5 anni, cazzo! Che poi non gli si può dire niente, perché tolto il fatto che hanno le vocine da ragazzini. Ci sono dei ragazzini che giocano il gioco di ruolo come si deve, sono bravi, c'è poco da fare. Due alla volta, così duplico l'oro e l'altro me ne duplico. Cazzo assai, voleva essere promossa a Per me è poliziotto, indifferente, pensavo Nick. che ne brigate, Comunque, cioè nel grazie, senso. Nick. No, sarebbe bello che. Cioè, la Rockstar non nota quanta gente giocherebbe se fosse una cosa tipo base del gioco. Se Vabbè, sì. introducessero tipo nelle console questa cosa. Perché ci sono un sacco di live molto seguite di 5M, eh. Prego, sono 5 euro. No, grazie. Ho cambiato idea. No, se mi dicessi, guarda, paghi poco poco e puoi giocare a 5M su PlayStation, ti direi, guarda, ci sto, perché per giocare a 5M come si deve dovrei spendere più di 500 euro di PC, quindi. Io mi sono fatto 1.600 euro di PC,
È buon per te, io non lavoro, mi hai fatto un cazzo, arrivederci. Vabbè, ma se i tuoi genitori sono ricchi. Aspetta, quanti. Cioè, noi siamo migliori amici, giusto? Da quando? Da se. Oh, tecnicamente ci conosciamo da anni, è inutile che. Ah, che bello, queste sì che sono le emozioni di una rapina. Il viaggio. Mamma mia. Cazzo, bellissimo. Che poi ricordiamo che c'è questa stronzata che in molti colpi puoi saltare il viaggio, qui no. Allora, Fireman non si può fare su PS4, il gioco è vecchio, non reggerebbe mai un server in più. Dicono che su PS5 ci sarà, ma sono solo i rumor. No, dubito che ci sarà. Dubito molto. Sarebbe stato figo, per quanto renderebbe il gioco molto più pesante e difficile da reggere, sarebbe stato figo che avessero fatto una cosa come Fallout e Skyrim, un sistema di mod interno, scelte per lo più dai sviluppatori, più che altro. È normale. No, che poi io i primi 5M che vidi furono su Arma 3, pure là è un sacco bello secondo me. Sì, Arma 3 ci stava, però io su Arma 3 non ci stanno più server italiani, io non trovo. È roba vecchia i server italiani di Arma 3, molto vecchia. Cioè, ma non ho rapito un sacco di volte, poi mi sono andato anche in la cosa. Oh, raga, vi va di fare una rapina? Sì, ci sto, mi aggiungo a voi. Ok, sei il nostro ostaggio. Andate così. Sì, ma hanno chiesto la volta. Pure io l'ho conosciuto. Vabbè, 5M pure io l'ho conosciuto con Corridan. Arma 3 Corridan, sì. Corridan è stato un maestro di 5M. No, non c'è niente di male nei giochi da tavolo. Comunque fa ogni tanto live dei videogiochi. Cioè, una volta l'ho beccato che faceva Red Dead Redemption. Ci siamo fatti un saluto. Perché io avevo iniziato a seguirlo quando si era spostato su Twitch. Ci sentivamo ogni giorno. E si ricordava sempre di me. Però poi. Insomma, aveva un sacco di spettatori su Twitch. E quindi ho deciso di lasciar stare. Perché non era più cosa riuscire a chattare, perché all'inizio si chattava tutti tranquilli, si ricordava di tutti, poi è diventato ingestibile, poi si è perso di vista, non so che fine ha fatto, poi ha detto, ecco, mi sono tornato, ogni tanto faccio live su YouTube, perché su Twitch ci stanno tutti, e quindi, c'ha ragione, ma tanto io sia su Twitch che su YouTube non ho spettatori, quindi che cazzo devo fare? Oh? È che su YouTube c'ho tanti iscritti, ma tanto non viene nessuno. Oh, guida, testa di minchia, che ti fermi a fare? Le seghe? Ma poi sta a guidare lui. Sì, che sta guidando lui. C'è ragione, comunque, il corpo dell'apocalisse. Cioè, devo saltare il viaggio qua, no? Ma non è che c'è molto senso. Questo è il viaggio più palloso. Ma se io mi ricordo bene, tu puoi saltare. Adesso non voglio dire stronzate. Mi sembra che tu possa saltare il viaggio fino alla Kuruma e il viaggio dalla Kuruma fino all'Africa. Non mi ricordo se puoi fare entrambe le cose. Però pure nel primo colpo, cioè. Senti, fra. Qua no. Ma che poi non mi puoi dire è perché lui non ha mai finito il colpo, perché numero uno l'ha finito. Ma anche se non l'avesse finito, apparirebbe in alto se tutti avessero finito, potresti viaggiare. Non dice un cazzo, invece. Questo perché vogliono fare gli stronzi con il fatto che ti devi comprare la roba più vicina. Tu sei un ritardato. Sì, ma dipende di persona in persona, è abbastanza macchinoso, ma cioè ci sono io che sinceramente lo trovo ok, poi boh. È abbastanza ormai. Sì, ma è figo anche come simulatore militare, per quanto mi riguarda. Tarkov è molto figo.
È difficile, però è molto figo. Perché muso il sacco, scusa? È la magia del Natale. È sempre Natale. Che cazzo sto a dire? Ah sì, una mod che avevo visto figa. Era tipo la mod divina di Arma 3. E funziona tipo che tu puoi mettere i soldati, fare tutto, e gli altri devono vivere quello che stai facendo. È una figata quella cosa. E poi io che sono amante della, della creazione e della personalizzazione, cioè là mi inviti a nozze qui. Scusami Frano, ma come mai ti stanno a fare entrate con la manutenzione? Quei coglioni non lo volevano fare con la manutenzione quando gliel'ho chiesto di fare, l'abbiamo dovuto switchare tipo a group sex, io penso. Ah ok, per quello. Perché? Fino a un certo punto. No, sì, a un certo punto sono ostili, però boh. Allora, com'è? Non mi ricordo. Eravamo bloccati qua, no? Perché non riuscivamo più a fare quello che avevo fatto una volta. No, perché sì, è vero, sì. Si può fare. Andate a parlare. Allora, te devi capire che quello che ho appena fatto, che ci ha fatti scoprire, prima sono riuscito a farlo senza che nessuno dei due mi vedesse. E tutta questa cosa in realtà non è obbligatoria, è solo perché lì dentro no, c'è un tasto che apre un altro cavo con del loot aggiuntivo. Te l'ho detto io. Sì, lo so che me l'hai detto tu, è inutile. No, io non lo sapevo, io non avevo mai visto quella cosa. Non ero. Perché non entravo mai in quella stanza? Perché per me era la stanza delle camere, tante guardie. Chi cazzo vuole entrarci? Cos'è? La cosa potrebbe fare è copiare i serie di GTA Online cambiando lo stile di gioco in roleplay e fare un gioco a parte che magari paghi 30 euro. Io credo lo comprerei. Perché il roleplay è molto figo. Cioè, anche Red Dead roleplay ci sta, secondo me. Anche se Red Dead è molto più. Ovviamente, essendo che non è moderno, è molto più. Macchinoso, cioè. No, più che. Beh, a parte quello, più che macchinoso è. A livello di legge, è una cosa diversa, nel senso che è il vecchio West. Uno sceriffo, se non gli vai a genio, ti può uccidere e nessuno gli dà contro. Così è appunto, cioè, non è che ci sta la legge per. Sì, però insomma, siamo nel vecchio West, era un po' più diverso. Era l'Italia mo che per finire in prigione devi fare davvero qualcosa di brutto. Madonna, io ti ho visto letteralmente dire, no, gli do un pugno normale e volevi. No, comunque boh, io non so che cazzo fare, perché veramente. Prima evidentemente si è buggato e ho avuto culo, visto che ce l'ho fatta. Baffone di merda. Baffone, pezzo non di merda. Merda, mi ha visto mettere. Tu sei. Non lo posso dire perché siamo su Twitch. Madonna, cioè quelle, allora, quelle finestre delle porte. Certo, intanto puoi trovare il mio party. Cioè il mio nick in teoria l'ha detto il boss. Quelle finestre delle porte servono solo per far sì che le guardie vedano te. Perché tanto tu le guardie le vedi sulla mappa. È inutile che tu abbia le finestre sulle porte. Sparatemi, voglio morire, dai, dobbiamo rifare. Non sparate a lui. Vabbè, è morto. Sbattendo la testa contro il metal detector. Ma chi? Tuo cugino. Sì. Quarta persona che c'ho per il colpo. E non mi chiede perché lo porto e perché? Perché ha fatto tutte le preparazioni, ma ha dato una mano a fare le preparazioni, quindi non posso dirgli. Ok, allora buttiamolo fuori. Da quanto tempo lo conosci, scusa, tuo cugino? Da quando è nato. Eh beh, a me mi conosce da più tempo. Vabbè, ma no, che significa? A te non ti conosco da. No, non dico quando è nato perché poi si incazza.
ha 5 anni, quindi mi conosce più me che lui, secondo me. No, comunque io non so come cazzo fare, giù. No, ma per andare a... cioè, se io volessi andare al cavò è una stronzata. Ce li abbiamo, ma non sono silenziate. C'è una pistola di ceramica. E certo, così va l'allarme. Ma sei scemo allora. No, no, si può fare. Guarda che noi possiamo arrivare al cavò in una facilità assurda. Noi siamo un master del karate shop proprio. Noi siamo arrivati al cavò a mani nude, solo che vogliamo prendere la roba extra. Baffone! Vaffanculo. No, non mi hai visto, non mi hai visto. Ok, a posto. Cioè, ora come facciamo? Vai, tu vai su quella destra e vado su quella sinistra. Non mi ha visto questa volta lo stronzo. Vai, andata. Mamma mia, vaffanculo. Attento, attento a quello che sta lì. Ok. Ok. Allora, adesso dobbiamo attivare al momento. No, prima dobbiamo farlo fuori. Prima che vada la telecamera. Comunque, vedi che ci abbiamo fatto. Senza quella sbomberato. È morta 90, però vabbè. Basta che non lo noti che ha 90 quell'altro. Poi quello arriva. Davvero, quella... Nessuno è ancora andato alla lavanderia. Io che ricordo al mio partner che ha un compito. Non ho un compito. Vai. Porco. 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 Pestalo, pestalo. Porco. Porco. Niente. Sì. No, no, non dire niente, basta. Mutati. No. Ma che no, tanto dobbiamo morire, è inutile che dici no. Ma c'è pure uno col taser, se non sbaglio, sento il rumore di un taser. Davvero? Sì. Io metto su resistenza perché no. No. Scusate, no. Che mi merda, che mi merda. Magari ti fai ammazzare, amico mio. Non muoio oggi. Non muoio oggi. E allora morirò io al posto tuo. Muoio oggi. Ma prima ho portato qualcuno con me nella tomba con uno schiaffo. Madonna, gli ha dato un ceffone, porco due. Bravo. Già mi piace di più. Ok. Ah, dobbiamo rifare la stessa cosa, ma secondo me questa volta è funzionato. Perché il coglione per una volta, perché una volta su 20, non mi nota. Allora, facciamo così. Quando hai fatto fuori quella reception, vado alla lavanderia. Ritorno là. Facciamo sincronizzati. Ammazzi quel frocio di merda. Prendiamo. Vabbè, ma l'hai detto su Twitch. Cazzo. Mi dissocio. Ci dissociamo. Ma l'hai detto tu, non puoi dissociare. Sicuro? E io mi dissocio dal mio da me. Non posso fare niente. Mi dissocio. È un'affermazione che non condivido e non era serio. 3-2 è sbagliato in quel punto. Appena passo davanti alle finestre della porta già vedo dietro correndo il coppino. Lo so. No. No, la borsa, ha raccolto una borsa di armi. Dove? Ah, vabbè, ma non è scritto. Sì, ma non c'è silenziata. C'è solo il mitraglietto. Che cosa ti è dato? La mitraglietta. E basta. Non silenziata. Aspetta, però posso passare? Sì, ok. No, perché magari. Pa. Scrivi papà. Il baffone morirà. Ok, aspetta, la lavanderia, non farti scoprire ancora, per favore. E mi ha messo la pistola. No, non ti ha visto nessuno. Però nessuno mi ha visto. Ma cioè io invece sì. Ma come invece sì? Allora, io so solo che loro per tre quarti d'ora, mentre tu eri in mezzo a tutte ai loro due coni, non ti hanno visto. Poi boom. Tu da
Allora, dovete non mi ha sapere, visto nessuno. per chi non c'era, che questo pomeriggio noi abbiamo provato a fare questo colpo e metà delle volte abbiamo fallito perché lui tira fuori la pistola per sbaglio. No, de più. Hai ragione, più della metà. Fino alle 6:30. Poi sono dovuto andare lì. E sei fatto la doccia e mentre lui si faceva la doccia io sono arrivato al cavo da solo. Ma ero arrivato al cavo senza aprire il cavo aggiuntivo, quindi non va bene. Tu dici? È una sfida, dammi una pistola silenziata e faccio tutto. Fatti il personaggio pelato e diventi Hitman. Boom, fatto. Allora, il piano è questo. Prendi la borsa di armi. Ma non serve! Prendi lo stesso. Ma non so neanche dove l'ho presa prima, era in mezzo alla spazzatura. Te credo, fa schifo. Buonasera. Certo, vedo che lei a lei non la cambiano, gli piace proprio finire al tappeto a lei. Goodbye. To blame. Morto. Ninja. Ninja. Vanish. Ninja. Ninja. Ok, fatto. Allora, dobbiamo aspettare il momento giusto. Mi sa ora. Dove sei? Demente! Devi essere qua accanto a me! Ti Aspetta. stavo dietro tutto il tempo. Sì, ma devi essere più vicino. Adesso aspettiamo che gli faccia il giro. Poi io devo prendere quello a destra e tu quello a sinistra. Cioè, quello, io quello a sinistra e tu quello a destra, quindi attenti proprio. Ok, ora. Andata. Fammi andare. No, come ti ha visto quello là? Cioè, ti ha visto quello là? Perché sei rimasto fermo qui troppo a lungo. Ma come? Perché? Sta di fatto che è tutta colpa sua se siamo stati scoperti di nuovo. Sempre colpa mia, scusa. Senti, metà delle volte è colpa tua, c'è poco da fare. L'altra Sì, metà però è colpa del sì. gioco. Tipo. È ovvio, non è mai colpa mia. Ci arriveremo mai. Ma è stata la volta che ti ha spostato la telecamera, eh? Appunto, colpa del gioco. No, La videocamera non doveva esserci, hai risaputo. Stealth! A mani c'è una nude, maschera a mani di nude, a mani cartone. nude, a mani nude, a destra e a Noi sinistra. ci finiamo sul giornale per aver fatto una rapina a mani nude. Ma la cosa più bella sarà che in teoria noi facciamo una rapina a mani nude senza venire beccati. Manco dici, hanno fatto la prima mani nude e gli hanno sparato e sono morti. No, no. So, you're a baffo man. Indeed. Sono io a baffo, macho, macho. Mustacci. Tutto tranquillo con un tizio. Cioè, io non mi spiego come tipo su GTA una persona sta tranquilla quando c'è tipo un tizio Dietro. appostato dietro. Però tu gli Lei corri cosa ci vicino, fa? Deve aggiustare le tubature. Io la gli corri guardo. vicino, gli dai una spallata e ti sparano sti qua. Io ti giuro, guarda, non capirò mai sta legge. L'attendo qui invano.
Macho, macho man. Pulisco tutto, tubature pure. Macho. When you're ready, go back to the security area. I'll say what's there. I'll just try to revolt. You shouldn't be here. Puoi dirlo quante volte vuoi. Dobbiamo aspettare il momento giusto. Senti pronto. Non mi sento. Bro. Dove cazzo vai, droga? Ok. Non ora. Non ora. Ora. Madonna, non mi ha visto. Cucculo di merda, mettiti a riparo ora. Quello stronzo l'ha tirato fuori l'arma in tutto ciò, eh. Ho visto il cadavere dell'altro. Devi atterrare quello. Io ho paura della videocamera più che di lui. No, aspetti che rifai il giro e lo atterri. Passa, sì, ma a volte quando passo c'è la videocamera che mi vede, capito quello che devo dire? Devi passare accanto al vetro questo qua. Quello là deve riscuotere la stessa cosa. Vai, vai, vai. Ci puoi fare... Vai! Bam! Dai! Vai, apri. Tu che non rimani chiuso fuori, perché puoi aprirlo da dentro il cavo, eh. Mani, 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 mani. Tu intanto apri le scale. Apro pure l'ascensore. Che non serve, è una cosa più brutta che esista, l'ascensore, occhio. L'ho aperto. Ho penetrata la cintura sulla mia schiena, comunque. Le scale. Prelievo quotidiano, ma me l'ha dato pure qui. Eh sì, Red. Eh? Ah! Prima o poi lo devo fare, che sono un nuovo pigro. Più che altro, cioè, cosa dovrei fare? Cioè, allora... cioè, dovrei mettere ricompense specifiche riguardanti giochi specifici o solo cose da dire? Perché tipo io potrei mettere gioco il killer che volete, con i perk che volete, ma non sto giocando a DBD. C'ho il tablet. Porco schifo, porco schifo. Però non so se c'hai la coda per rifiutare le cose. Non ho la minima idea come funziona sul tablet. Perché se uno te lo richiede tu puoi rifiutare proprio la sfida e quindi... Non è da PC quello. E glieli puoi rimborsare. Vedi, queste sono le mie expertise da moderatore. Bravo, che ti devo dire? Attento, non stare vicino alla porta, non stare vicino alla porta. No! È partito un pugno normale! È partito un pugno di merda, vabbè che c'era anche la videocamera. È partito un pugno di merda normale, normale, normale. No, boh, c'ho il giratubi, no, ma tanto non, se non parte stealth non muoiono. No, 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 no. Ah, perché devo essere più concentrato, più sciallo, però concentrato. Sciallo. La 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 la. E siamo già a 3 tentativi. Sì, ma intanto siamo arrivati al cavo in questo, cioè siamo arrivati là praticamente. Ma Game Legacy lo fa per noi. No, lo faccio per Cosa? Me, è risaputo.
Poi comunque ho fatto un errore magistrale solo per il fatto che volevo farla fuori lì, perché mi sono scordato che c'era la videocamera. Non bisogna far fuori lì nessuno perché c'è una videocamera di merda. Che poi madonna, dovrebbero fare una cosa del tipo che se liberi la stanza delle videocamere, le videocamere non ti rompono più le palle. E la stanza delle videocamere era libera, non c'era più nessuno. Uguale. Un po' di coglioni, punto. Dai, 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 dai. Lo so, dai. So che su Mi Payday se sa, ti metti un vestito leggero puoi correre infatti voglio come un drogato rifarmi. davanti alle videocamere senza Sì, problemi. ma anche davanti alle guardie, non sai quante volte mi hanno dato Beh, ovvio. E funziona. A me sta bene visto che è utile. Vai alla lavanderia. Lavanderia, eh? Lei è un uomo di merda. Vabbè, stiamo facendo gli idraulici proprio tutto. Travestiti. Io non so Ma che come, lo ma so, ma che è mentre. Ma. successo? Che è Allora, ti spiego quello che è successo? successo. Forse se Red guarda la live lo può confermare. Quello che è successo è che la guardia era girata. E da girata mi ha visto usare la tessera. Madonna È un santissima. po' come quando in Payday vedi dei nemici su dei ripiani alti che non ti possono vedere sotto. Perché sei sotto di loro, ma loro dicono non me ne frega un cazzo. Il gioco è fatto male, quindi ti vedo. Quella Il casa di merda con le pavimento. guardie sopra e sotto fa proprio cacare. Stiamo fallendo. Il colpo della storia non verrà mai fatto. Che poi questo è il colpo della storia. Cioè, il colpo della storia non è quanto prendiamo, è come lo facciamo. E questa è la verità. Che il colpo di Michael, Trevor e Franklin è una baggianata in confronto a questo. Noi lo facciamo a mani nude. Che cazzo è successo? Ah, ok, si sì, è buggato. La visuale. Mi ha mandato. Cioè, la visuale mi ha mandato da tutta un'altra parte del casino e mi ero cacato, tipo. Oh no. Madonna santa. Vedi, vedi? Vedi, vedi? Vedi, vedi? Vedi, vedi? Vedi? Salve. Salvini. No, niente politica su Twitch, così a caso. Salve baffone, si ricorda di me? Credo sia la decima volta oggi. La ventesima. Batman! Cioè, evidentemente Lavanderia, non usare si la faccia tessera ha scoprire. un'aura enorme. Non è che ti devono vedere, ha un'aura e se la guardi troppo vicina lo capisci. Vedi, esattamente come non so cosa hai fatto tu. Non ho fatto niente, stavo fermo. A me, io stavo fermo pure, cos'è successo? Mi stavo grattando il naso, non ho fatto Non ci si niente. gratta il naso, hai risaputo che è un'attività criminale. Beato te che ce l'hai su PC, non c'è su Play, a me piacerebbe. Non so. Perché guidi col controllo. A random. Intendi il volante, non la ruota. Gira la ruota. Gira la ruota, yeah. Mi stiracchio, mi starnuticchio, mi starticchio, Mi suicidi? stutacchio, staracchio. No. Non andiamo un cazzo, figa. Cotoletta, mondi al casa, ti aspetta. Aspetta, sì.
Perché sì. Hai visto un boss su Discord? Vabbè, è normale vedere i mafiosi. Adesso sto per un tavolo. Ecco perché prima ti hanno incriminato. Adesso voglio vedere una cosa. Perché se adesso si allertano, io ho appena compreso una triste verità di GTA. Che non lo puoi giocare stealth al pugno. Eh? No, che le porte le considerano totalmente un cazzo. Perché... La magia! Il baffone è scomparso! Cosa? Io pensavo che... Io pensavo che lui aveva visto il cadavere del baffone. Ma il baffone, cioè, se guardi la live, vedo il baffone per terra, giro la visuale, riguardo per terra, il baffone è scomparso. È magia. È un mondo magico. No, secondo me è un caso. Sì, lo so, ma prima... Perché si sono incazzati? Secondo me perché hanno visto il cadavere attraverso la porta, anche se non si poteva vedere perché ha la pistola in mano. Ma ha schivato! E sai perché mi ha schivato? Perché tu sei entrato prima di me, ritardato di merda. Devo entrare prima io! Che cazzo ci vuole? Montano. Cioè il baffone mi aveva benedetto con la sparizione del suo cadavere. Non succederà mai più. Lo sai che se ci fai la rotolina, cioè se ci fai la capriola, il cadavere è stato mandato nell'abisso. Si muove dal cadavere se tu lo mandi, se ci fai la capriola sopra. Quindi lo puoi spostare cazzo di barra. E certo, falla tu la capriola con una pistola in mano in mezzo a 30 guardie e due videocamere, dai su. Io farei, secondo me non mi vedo perché sono un fantasma. È tipo il quinto o il sesto? Guarda che noi abbiamo superato il decimo, No, di adesso, mica contiamo quelli di sto pomeriggio, non conto. Io parlo di adesso. Ah, mi. Sì, hai una sensazione del tempo simile alla mia. Non ci capisci un cazzo e basta. Muoviti, il baffone non attende nessuno. Oh, baffone. Ma perché non dovete fare il colpo come tutti gli altri cristiani, però dai. Che vuol dire come tutti gli altri cristiani? Perché se ci facciamo scoprire. Noi siamo anormali. No, usare le pistole ci fa scoprire. Significa che noi possiamo arrivare al cavò. Dobbiamo giocare a Metal Gear fatto male, è diverso. Noi possiamo arrivare al cavò senza farci beccare. Prendere la maggior parte di soldi, essendo che non ci beccano. Andarcene senza essere beccati. Dobbiamo giocare a Metal Gear senza la scatola di cartone. Inferno. Poi, ribadisco che io non so dove sono i costumi. In teoria sono da dove veniamo, bisogna ricordarci. E in teoria no, io gli ho messi dei cumuli rifiuti, dai. Ma in teoria non dobbiamo per forza. Ora. Oh, meno male. Cosa? Chi? C'ha visto quello là dietro. Ma perché mi ha visto? È sempre girato, come ha fatto a vedermi? Ha detto vabbè, adesso mi giro perché mi va. Che palle, oh. Ma è troppo randomico. Cioè, tipo, la guardia a sinistra, metà delle volte mi vede, metà volte no. Cioè, è come i testi,
Destiny è meno Madonna, randomico. Destiny. Mamma mia, Destiny. Ti piace questo bel pezzo di armatura? Mi Peccato che piace comunque come GTA abbia le seguenti categorie ne è su un Twitch. esotico e poi trovi Su uno Twitch GTA ha le comune. seguenti categorie: giochi di guida, corse, azione, gioco di avventura, stealth, mondo aperto. Non c'è nulla riguardo il fatto che è criminale. Niente. Ci fai un cappottino. Ci fai un cappotto con quello che rimane del civile. E lei ha cappottato, quindi fai un cappottino. Pieno di sangue. Ma sei salto? Che senso? Tanto ce l'hai infinito, no? Non fai il glitch. Non lo so, lo sa quello in chat che se n'è andato tre quarti d'ora fa. E non tornare. Attendo invano un marrano. Eccolo. Staccati dal muro perché sennò non ti stacchi in tempo, fidati. Ora, ora, ora. Ah, ma l'avevi già aperta, non volevi dire. Sbrigati, sbrigati. Fatto. Ok, stavolta è andata. Fra, questo mo sta a passare. Fra. Ma che grande! Mamma mia. Vai. Vuoi vedere gli esperti al lavoro? E beh, è ovvio. Oh, ma lo facciamo Vai. senza sparare però, eh. Apriamo Bell'uomo. l'ascensore anche se è inutile. Apriamo le scale. E ce l'abbiamo fatta. Io scommetto che hai ragione perché il gioco è una merda. Ora ce la facciamo. Ah, concentrazione, dobbiamo riuscire ad arrivare al cavò. Senza far suonare l'allarme. Ma hai preso tutti i soldi? Ma Ovvio che ho preso tutti i soldi. prima erano di più? Non è vero, è sempre quello. Troppo Semplicemente spammo X più velocemente, solo c'ho il cazzo rotto. Dove... sulla Hai aperto porta. questo? Ovvio, ho aperto tutto, ho aperto l'ascensore, tutto, tutto. Sta zitto. Oddio. No, qua non ci sta. Vado prima io. Possiamo andare insieme in realtà anche se non lo sai. Allora, dove cazzo è la guardia? Ah, che Sta ecco. Ah, non passando la possiamo uccidere l'altra. adesso. Dobbiamo ucciderla. L'altra sta Ah, l'altra ritornando. sta. Ah, se ritorna è perfetto. La possiamo uccidere quella. L'altra sta ritornando. Questo qua se ne sta andando. Sì, non si apre la porta! Sbrigati che mo si gira! Perché partono sempre i pugni a caso? Perché partono sempre i pugni a caso? Perché partono i pugni a caso? Ogni volta! Questo! Figlio di puttana di sesso!
di sedia, ma è una porta. Che palle, madonna santa. Se non partissero i pugni a caso, io sono... Perché se io sono stealth davanti a lui a 2 centimetri, a quello gli parte lo stealth e questo no? Sì, Sirius, ti ho dato un pugno. Demente. Mi hai tirato un pugno. Gio trapugio. Che palle. In due. Ok, allora. Con le porte da hackerare. È quello il motivo di fare lo stealth, sai com'è? Lo so. Tanta sta sofferenza vi aspetta pure in un altro colpo che stiamo per rifare, quindi. No, lì hai la pistola silenziata. Lì metà del. E comunque, ma hai un'arma silenziata, vuol dire che le guardie le si possono fare in contemporanea fuori senza avvicinarsi, sai com'è? Esatto. Si bugga comunque, però, amico mio, tu non hai messo in calcolo. Invece non mi ricordo, le puoi rompere le telecamere, solo un paio, giusto? Sì, ma col taser non è che le puoi distruggere. Ah, ok, puoi solo tipo stordirle per poco, tipo, diciamo. Secondo me ha una telecamera vera col taser, vaffanculo. Guarda come questo tizio non si insospettisce. Sei un coglione. Sì, ciao. Io invece mi metto sopra un tavolo. Ti scoprono. Non mi scoprono. Qual è la cosa sospetta di stare sopra un tavolo? Stare sopra un tavolo. Stare sopra un tavolo. Io su Metal Gear mi mettevo sui tavoli con la scatola, secondo me non mi scappava mai. Io mi ricordo che una volta avevo tanta paura di Metal Gear 4, che l'ho fatto stando disteso costantemente perché c'è la tuta che prende il colore del pavimento. Quindi io evitavo tutti i combattimenti continuando a strisciare avanti per tutto il gioco. E nessuno mi vedeva mai. Poi ho rigiocato, sparavo a tutti a merda. Giravo l'angolo, diventavo invisibile e poi gli facevo il culo. Tieni pronto. Ma troppo veloce. Oh, stiamo diventando maestri in questa parte qui. Devi stare zitto. Adesso tutte le altre volte ci metteremo 3 anni. Ah, ok, pensavo che dicevi ti dovevi stare zitto perché ho sentito i rumori di spari. Sì, ma c'è... Vai. Guarda pure questo coso. No, se parlano non sento le guardie che fanno ula 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 wimmawe. Ma adesso è 28.000, vedi? 29. Prima era 27. Vabbè, aspettatelo. Sputtalo fuori perché incomincia a insultare a caso. Senti chi parla. Eccolo. Senti chi parla, Red, il bambino che insulta a caso. Ottimo. Chos, mi piaci tanto quando fai così. Non lo faccio mai. Con mano adesso. Ah no, è vero, con mano gli vuoi bene per certi versi. Ovvio. Sì. È stato il mio compagno di picchiaduro. Già iniziato, è arrivato a Fiti. Ora. Va bene. Chos. Sei Jay che? Lui è Chos. Jay è cos'è? Non è Chos. Cazzo vuoi? Chi? Jack Sparrow.
No, non lo conosco. Lontanati, lontanati dalla porta. Il Gaio? Sei gay, Chos? Ti chiede questo. No, perché? Ma quando? Ah, fermo, attento che c'è la videocamera. Fare strozzato. L'avevi detto un sacco di anni fa. Ma lui è Chos, io sì, sono pansessuale. Mi piace tutto, il senso è quello. Cosa? Sono sotto la videocamera. Vabbè, cioè tu guardami. Vieni a vedermi, io sono qui. Come ha fatto a spottarmi? No, che palle. Is there a problem here? No, sì, sono io che sono sopra di te, man. Ma il problema è che andrebbero fatte fuori tutti e due qui. Solo che... Come cazzo fai? Perché quello poi lo vede instant. Cioè dovrebbe stare uno qui ad aspettare, sperare che parta il colpo stealth al momento giusto. Ci posso provare, per carità, vero? No. E non me ne frega un cazzo! Hai capito? Bene, dammi 20 euro e lo compro. Ma brutta di sozzo! Ma non ci sta per la play. Vabbè, dammi 20 euro e lo compro. Scaramanca di fosso. Ok, dammi ne 60 allora. Visto che è bello, ne varrà. Pure 150. E beh, tu dammene 20. Dammene 80 allora. Dammene 1000. Senti, dammi i tuoi genitori e non se ne parla più. Dammi la tua casa. Pensavo che dicevi una cosa più degna. Dammi la tua anima. La tua anima oscura. Sei nell'anima. Rapino il casino. Oh, lo faccio a mani nude perché le guardie sono bratuche. Ah, vabbè, anche stupido. Anche perché bratuche vuol dire fratelli, quindi è un po' una cosa brutta. Sei nell'anima. Io picchierò il baffone. Io c'avevo la pistola in mano e l'ho messo il prossimo buffone. Pistola in mano, fai una cosa intelligente. Sono Batman. No, no. Signore, rallenti. Ecco, perfetto. Ti hanno scoperto. No, è morto. Vabbè, ma lo dico così perché tanto tra un po' succede. Ma vuoi vedere come mi scoprono? Scoprono a te? Impossibile! No, ti scoprono. Ah, lui lo scopano se lo scoprono. Quello straccio non è pericolo di me. Ok, vabbè. Sì, è già aperto. Sì. Ora ci siamo tutti incastrati in tutto ciò. Madonna, che culo. Fra, ti ha visto quella della reserva. Sì, ma perché sei girato? Perché quell'idiota tuo ha urlato. Ma perché Madonna. Sempre il mio, scusa? Perché il mio muore instant e non c'ha motivo il suo lui di girarsi. Il tuo invece tira fuori la pistola e fa: ehi, il mio amico è morto! No! Quando si gira e fa: ma cosa sta succedendo? Ma guarda che si è girato perché te sta a punta a te, da sentito a te. È ovvio che punta il primo che vede. Non ha sentito me, io non ho fatto niente. Ha sentito ma il tuo perché ha fatto: ehi, è morto uno dei nostri, lui. Chi? Cosa succede? Ah, c'è uno stronzo. Perché ti ha sentito a te che dimenticato era quello? Ma sente quello che urla. Chi è quello che ha tirato fuori la pistola facendo il tuo? Il tuo? Il baffone corpo a corpo. Il casino non lo rapini.
Sai, dobbiamo provare un altro punto di spawn. Ma un cambio un cazzo. C'è l'altro punto di spawn, cavolo dico. L'altro punto di uscita e di entrata. Scusa, una domanda seria. Cosa cambia il punto di uscita, visto che finora non ci siamo mai riusciti ad arrivare? Appunto. Ma non ci sgamano. Addio. Lo so, però noi dopo prendiamo il vestito che serve per non farci di sgamare. C'era scritto, clicca questo per far strisciare la carta di sicurezza. Mi ho detto striscia la sicurezza. Ho detto, è una nuova roba italiana. Striscia la sicurezza. Cacca cazza di sicurezza. Io ce l'ho. I tenditori. I see you're a man of culture. Non mi ricordo, è successo troppo tempo fa, ero ancora un drogato. Dai, aperta? Sì, tenti pronto. Ed evita di far rullare il tuo. C'è uno mi ha detto you can't be here old man. Perché old man? Che cazzo? Sembra un drogato. Old man vuol dire vecchio, non droga. Vai. Lo so. Se si gira o meno. Oh, ho capito, fermo. Ok. Ho capito perché a volte ci scoprivo. Perché spostiamo le sedie. Perché è girato molto, cioè, se tu lo guardi, sembra che sia girato a guardarci. Alright, il cazzo. Stavolta è la volta buona. Può essere davvero la volta buona, però. Ah, tu resta nelle scale per tipo tutto il tempo finché non te lo dico. Perché devo provare a fare qualcosa di illegale. Noi ora siamo arrivati a 30.000. È random, mi sa. Beh, cerchiamo di far sì che sia la volta buona, no? Adesso facciamo che è la volta sbagliata finché non abbiamo abbastanza soldi qui. Tipo. Buonasera. No, vabbè, sono andato da parte. Cosa hai fatto? Avevo sorpassato la telecamera sulle scale, però sono risalito. Il pass per la telecamera? Cosa? No, hai presente la telecamera sulle scale? Hai usato il pass sulla telecamera? No, io sono. Stavo sotto la telecamera e invece di andare giù sono andato. Non su. Mi fido comunque di stare sotto le videocamere, perché quella di prima mi ha spottato stando di su. Allora. Quanto mostra passa quello? E quella sta andando via. Questa qua devi andare giù. Lo instalchi là. Vada. Non far partire il pugno di merda. Grazie. Adesso devo aspettare che quello arrivi fin qua. Devo provare questo metodo perché è l'unico fattibile. Secondo me. Tu in caso tieni pronto lì, che ci devo dire. Non mi vedere, per favore. Ho furtività al massimo per un motivo. Ho furtività al massimo per zero motivi. Sì, ma... ma che palle!
Niente, non si può stare là. Ok, dobbiamo aspettarlo qui e sperare. Puoi aspettarlo dall'ascensore. Eh sì, ma il problema è che io ho paura che poi non parta la kill. Ecco il vero mio dilemma. Però non fatti colpire, non fatti colpire. No, aspetta, tanto no, abbiamo ancora un po' di soldi. No, ma tanto, no, dobbiamo riavviarla, inutile. Non riavviare, non riavviare, ammazza, inutile. Aia. Ma perché? Quindi cosa facciamo? Se vediamo che ci sono pochi soldi, la riaviamo a prescindere. No, no. Poi vedi, 10.000 dollari. Sì, sì, sì. Vabbè, per 10.000 grazie al ca. Cioè, scusa, prima ci capitano 65.000, 20, 27.000, 29.000, adesso 45.000. No, senti, devi stare zitto, eh. No, non puoi dire niente, eh. Puoi dire niente, figa. Cotoletta. Perché non posso dire niente? Così a caso. All'inizio. C'è solo una cosa che posso fare. Esegui l'interruzione pubblicitaria da 60 secondi. Così intanto possiamo finire la rapina. Finire la rapina in 60 secondi, no. Esatto. Sì. Tranquillo, posso mandare più pubblicità una dopo l'altra se vuoi. Che pubblicità mandi? Non ne ho la minima idea, sono randomiche, non lo so nemmeno io. È solo per fare il cazzone, per dire che posso fare. Poi che non ci sia nessuno a guardarla, e quindi non vale un cazzo di solitario. Allora sentite, per quanto mi riguarda Red è un coglione. Ma ha il suo perché. Buonasera. Allora sa, vado andare un attimo di accordo, sei tutto a posto. Sì sì, vada, io sono il signor Baffone. Buffone, baffone, qual è la differenza? Ma quanti spettatori abbiamo, scusa? Uno. Mamma mia. All'inizio eravamo quattro. Secondo me si sono solo resi conto che non andiamo da nessuna parte. No, no. Se lo finiamo, se lo finiamo, se lo finiamo. Ne facciamo un altro. Grazie al canale. Io sto aspettando, eh. Muoviti, che tra poco è l'ora X. Sì, no, non mi spingere. Ora. Niente, ha schivato. Quando è qualche schiva non ci si può fare un cazzo. Schiva random, ogni tanto non schiva, ogni tanto no, dipende dalla figa, sì, può dire così. Beh, fra, guarda la positiva. Speriamo che nel cavo c'erano 5 dollari, sai? Il gelato è buono, no? Se lo dici tu. Denaro. Ma tu mi fai schifo. Non hai capito, non lo stiamo facendo per i soldi. No, lo stiamo facendo per la gloria, per la leggenda, per dire noi abbiamo fatto la rapina a mani nude. Stealth. Ma non mi interessa. Non mi devono ricordare loro, sono io che mi devo ricordare di me stesso. Pa 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 pa. E poi Chos si ricorderà di me. Come quello che gli ha fatto scassare la minchia per 3 ore. Comunque abbiamo finalmente capito perché portavamo i sacchi della spazzatura. Ci sono i costumi, le armi e tutto. Buonasera. Aspetta. Fermo. Non ci sono, non sono pronto. Sono in posizione. Tanto sono arrivato al cavo anche senza di te. Incalliti, che imbecilli.
Ignorante. Ecco cosa sei, un rapinatore ignorante. Non vedo un cazzo. Guarda che stealth, fa il giro e BAM! Beh. Aspetta, fermo, fermo, fermo. Fermo perché? Che cazzo vuoi, eh? Che cazzo vuoi, eh? Mio tumore. Il mio quesito è quello della reception, fa il giro. Perché tu vai lì o perché dopo un tot di tempo lo fa? Perché vado là. E allora cazzo. Facciamo di prima fuori e poi vai lì. C'ha ragione. Quando ci sei. Ok. Vai. No, vai no, no. Ok, ora. Madonna, c'è quello lì della sedia che... Madonna, non è partito stealth. Ma non è partito stealth. Io ho visto un calcio, non è partito stealth quello. Sì, comunque adesso puoi andare alla lavanderia, eh. Riesce ad entrare, ok. Sì, che so entrare, ma che sei scemo. Io ti vedo in mezzo alla porta. Ma se non andiamo alla lavanderia? Non possiamo correre. Cioè, a volte bisogna essere stealth velocemente. Altrimenti crepi. Facciamo stealth senza correre, soltanto camminando, vai. Stealth senza gambe, senza mani. Non scrivere mentre guidi. Non rispare. No, a tre quarti d'ora deve andare alla lavanderia. Che cazzo stai a fare? Sai com'è, non posso correre, devo fare il giro. Perché l'altra volta bisogna tirarla. Vai, fatto. E vediamo se sposta. Io voglio che mi dia il permesso di usare la tessera. Ah, l'hai già fatto tu, ecco perché non me lo faceva fare. No, non la conosco. Sei sicuro? Ovvio. Non si dicono certe cose. Se tu dici. Mi è scappata una bestemmia. Spostati! Avanti. Madonna che bo... Se no smetti di bloccare. Che siamo su Dead by Daylight? No, questo qua ritorna e l'altro se ne andava. Io preferisco far fuori l'altro prima. Ma forse prendi, no, perché questo lasciato. Fa il giro. Questo fa il giro peggiore in realtà. Questo fa il giro. Quello che arriverà fa il giro di meno. Mo sta tornando l'altro. Completo. Sta tornando l'altro. Tieni pronto per l'altro, io provo a prendere questo. Preso. Aspetta. Ecco. Ora. Troppo veloce, troppo. Madonna che culo, io sono qua dell'ascensore. Oddio, pensavo che non era morto. Ok, adesso piano, che c'è quella telecamera che da tre quarti d'ora ci fa scoprire. Ora, io posso passare. Tutte e due possono passare. Ah, aspetta. Sta zitto l'estero. Lo continua a ripetere, si è buggato. Aspetta, vieni. Rimane qua fermo. No! Oh, che culo. Ora la parte difficile. Questa porta. No, è chiusa quella porta. La parte difficile ora è mettersi dietro a questi cosi su cui io spesso sono stato spottato.
E c'è anche una videocamera sopra di noi in tutto ciò. Davvero? Eh sì. Ma come cazzo si... Oh porco! No vabbè, ma come facciamo? C'è la videocamera, ci guarda! Dove dobbiamo andare? No, adesso tu mi spieghi come si fa stealth. Ma te, te l'avevi fatta? Sì, ero arrivato fin qua. Poi non so come ero arrivato al coso, perché non avevo visto la videocamera. Ci sono passato forse senza pensare. Perché c'è una guardia, adesso proviamo a passare da quest'altro, sì, però boh. Cioè, lo capisci che è un dito in culo comunque, eh? Ma abnorme come dito in culo. Ok, vai. No, vai, non lo dici, veramente. Quindi allora, là non ci possiamo passare perché c'è la telecamera. Ma in teoria ci possiamo passare, però bisogna fare il tempismo della telecamera e il tempismo del tipo che si gira. Ah, sinceramente, per quanto sia dura, io credo che bisogna far fuori quello che fa su e giù. Stando attenti alla telecamera. Come? Non ma me lo la telecamera, quella che fa su e giù dal bancone, non è difficile perché comunque la telecamera non lo vede. Il problema no, è l'altro tizio. La telecamera a un certo punto guarda pienamente il bancone. Perché ma la telecamera. La telecamera. Sì, secondo me lo inquadra. Bisogna farlo fuori prima che la telecamera arriva e così il cadavere sta sotto il coso, il muretto. Perché la telecamera fa questo: guarda a sinistra, guarda il bancone, guarda a destra. Dai. Telecamera del cazzo comunque quella, eh. È la telecamera più sbagliata della vita. All'inizio. Schifo. In tutto ciò il baffone è l'unico che non cambia mai. Eh beh. È vero però. Lo so. Secondo me è un bug. È un bug. Vabbè, almeno mi posso fare la. Almeno mi posso fare la furtività al massimo, dai. Beh, hai detto un piano per farti fare la furtività al massimo. Vabbè, sono già tre tacche, eh. Mica male. Pronto. Tanto non mi hai visto, è inutile che perché, mi sia andarmene. Perché hai fatto così tanto se. Questo personaggio c'ha tipo la faccia tutta. Tipo la faccia? C'ha la faccia tutta su. Cioè c'ha le guance. Perché, era, perché è Joker più o meno lui, l'ho fatto Joker. Poi lo cambio ogni tot di capelli e di trucco. Ora. Però cioè adesso non questo non si gira mai. Vuoi vedere che tipo si girava solo ed esclusivamente perché tu non aveva la lavanderia? Quel cavolo che ho detto prima. No, no, non quello. Io non parlo quello del bancone. Parlo quello che mi scopre metà delle volte sì e metà delle volte no. Che sta dentro. No. Eccola là. Ho capito. The hell you can't be here. Me ne vado. The hell. Che palle, mo si bugga per tre quarti d'ora. Il texano. The hell. Vabbè, vai alla lavanderia intanto. The hell you can't be here. All'inizio. Vabbè, intanto io prendo dal sicuro serve 5000. Ma per come stiamo giocando? Per come. Tu non conosci i videogiocatori. Comunque, per come la stiamo giocando noi, il checkpoint dovrebbe essere subito dopo le scale. Cioè. Adesso quello sta fermo mezz'ora, madonna. Madonna mia. Non puoi neanche farlo fuori facendo il giro perché sta là della telecamera. Sì, ti muovi? Sì, sì, la telecamera viene ecco, qua. Ecco, qua si vede la telecamera. Sì, lo inquadra perfettamente. Ma bravo, ma c'è un ascensore. Non funziona, fidati.
Dove mi porta questo ascensore? Ha una vita più felice. Fra! Non ho capito bene dove sto. Probabilmente in un punto dove non ci serve. Non mi posso riconoscere qua. Ti immagini? Però se ci posso Non ho anche... capito dove sto. È sempre nello stesso ascensore e non è neanche cambiato il piano. Così. No, non è lo stesso ascensore. Ci sta una lavagna Sei in di lì. un'area che non serve a niente, te lo dico con tutto l'amore del mondo. Sei sopra di me, No, tu dovevo... sopra non serve a niente, noi dobbiamo scendere. Controlliamo, non sto controllando. Quello non si muove, Non si muove. Vada a fare un colpo, però. No. Io uccido quello che sta qua sopra, tanto non ci sta una gamba. No, questo non si sbug. Meno male, guarda, almeno quello, cioè, non si sbuggava tanto. Le stesse che? Questi ti paiono cuffiette, scusa, adesso le sto inquadrando, ti paiono cuffiette? Ok. Queste mi si sono Un anche rotte ed è il civile! secondo paio uguale. C'è un civile! E sti cazzi, uccidilo. O fatti uccidere, che è più importante. Non riesco ad ammazzarlo. Che cazzo. È immune. E beh, Immune ai proiettili. digli che deve fare un vaccino così, deve aiutarci a fare un vaccino. Come ti hanno scoperto, signor Legacy? Come ti hanno scoperto? Mi sono fatto scoprire tentando di farmi vedere e non vedere da quello che stavo ormai fermo da tre quarti d'ora. Signor Legacy, non mi sento molto bene. Ah, che vita dice. Vabbè. Vai, vediamo. Boom. Boom. Perché in realtà, cioè, noi possiamo riuscire a passare sotto la telecamera lì. Stanno attenti al tipo della telecamera. Però dobbiamo farlo per forza uno alla volta. Io ho paura di te. Più che di me, sinceramente. Perché secondo me tu non hai ancora imparato a vedere i coni visivi nella mappa in basso. Lo dici tu? Intanto non sa il nome del baffone. Io lo so il nome del baffone. Come me. A me piace il deserto. Nightclub, il nightclub ho speso un sacco. Il nightclub ho speso un sacco per renderlo figo, ma ho voluto comunque quello al porto perché lo ritengo il più figo. Senti, pronto. Ora. A me piace. Niente. Puzza di pesci! Fammi indovinare, ma ti hanno scoperto? Ha schivato? Hai sentito il mio niente? Ammazzalo, come in inglese? Super Mario! No, per me, perché se Andare a lo mostri in giocare. contemporanea non vale come due ditte, che due coglioni. Ma è morto in Questo questa è però. sicuro.
Ma era prendere il pacco di armi. Ficcatelo in culo. No, quello no. Vedo Ganza Blade. Ma non gli fa niente. Ma che è un mitra giocattolo? Beh, risaputo. Se no non te lo davano. È silenziato? Non mi sa, eh? No. E allora non mi interessa. Se era giocato e silenziato, a me andava bene. Vabbè, se no facciamo il loro colpo, no? Ma questa è la leggenda! E poi dobbiamo rifare tutta la strada col camion. Ma perché non ci potrebbe essere un camion volante? No, dobbiamo fare il camion, devi dare 10 minuti nel deserto. Ovviamente non prendi la sala giochi dal centro della mappa. Poi i mod erano la sala giochi al centro. Red ne sa qualcosa. Puh. Ok. Bene, che tipo mica mi dice niente. Oh, no, sta saltando. Tranquillo. Andrà tutto bene. Non ti devi preoccupare, Pablo. Andrà tutto bene. Pablo! Pam! Vai. Vai cosa? Oh, cazzo. Vai con la cosa. Secondo me adesso scriverà. È ovvio che scriverà, scrive a metà delle volte. Mi ha messo la pistola. Se non ti ha visto nessuno, tieni pronto. Non mi spinge ora. Fatto il mio. Io adesso ho paura di quello. Vai a fare la cosa, demente. Sennò come cazzo corriamo? A quello che ci fa scoprire metà delle volte. Non è vero, tutte queste volte ci stai mettendo scoperto. Certo, hai ragione, videocamera che non mi segnala la mappa mai vista prima compare sulla mia testa. Sono sotto una videocamera e mi spotta. Il personaggio si bugga e non va avanti perché mi ha individuato in un punto in cui non mi ha mai individuato per 4 volte di fila. Mi è piaciuto che quando gli ho dato il pugno l'estero ha detto behind. Davvero ha detto l'estero ha detto behind the dog, no. Però quando ha detto behind lui si è girato e gli ho dato il pugno in faccia. Attento. Ah sì, bravo. Mi sono ricordato la roba. Presto, Guarda, finché io non lascio il bottone non si vede. Ma io voglio il salvataggio manuale, tipo io voglio il salvataggio quando abbiamo appena siamo arrivati alle scale. No. Che fai? Sono entrato per sbaglio. Come è successo? Io vedevo la porta chiusa, tu adesso sei. Tu hai detto no e ti ho visto spawnare dal nulla e aprire la porta. Magic. Ovviamente non è. Let's go, motherfucker. Adesso? Aspetta, adesso una porta d'acciaio. Ma chi è che suona, porca troia? Non vedete che stiamo rapinando? Mi mette un po' di rispetto. Ma con soli pugni. No, mi sono incastrato sul scorrimano di merda. Non siamo letali.
In teoria. Oh, scende. C'era uno qua. Che cazzo? La po... Non mi sa... No, non mi fido, non mi fido, torno indietro. Non mi si apriva la porta. Che culo. Cioè, non mi si apriva la porta, madonna santa. Tante volte non va la porta. Andiamo sull'altro. Ok. Non sperare, tra parentesi, riuscire a prendere l'altro come si deve. Ecco la via. Lo so. Uno. Ok, ecco che arriva il mio. Fai, devi farlo tu perché io non ci riesco. Ora, ora, ora. Bella. Allora. Secondo me dobbiamo fare quello che io penso che dobbiamo fare, c'è poco da fare. Allora, aspetta, telecamera, girati, grazie. No, aspetta, 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 che cazzo faccio? Devo aspettare che quello si giri. Oppure stare lì, come vuoi tu. Ma perché lo dice due volte Lester? Si droga. Allora. Io ti guardo da qua. Devo decidere cosa fare, più che... più che... Allora, la telecamera è girata verso di qua. Cioè, la devo guardare, perché finché non mi ci avvicino non mi dice niente. La telecamera sta guardando dall'altra parte. Lo so, ma lui guarda qui. Ma invece di metterti là, ti metti sul pilastro, no? Non mi ha visto, sono corso. Merda, ok, io... Attento! Lo so, c'è quella guardia lì, io non so che cazzo fare adesso. Devo mettermi qui nell'angolo e aspettare. Sì, mi metto nell'angolo e aspetto. No, no, no. Questa è una terza volta, eh. La telecamera come sta? Verso di qua. Ah, attento, perché c'è una guardia poco più avanti, che fa la guardia al cavò. Bisogna stare attenti. No, no, no. Porco. No? E mo devi passare. Ora, ora, ora. Vieni, vieni, vieni. Via, 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 via. Ok, adesso dobbiamo aspettare il momento giusto per tirare fuori questa, perché non mi fido di questa, sinceramente. Oppure no? Facciamo di no? Striscia il tasserino. Vai, vai, vai. Sì, ma sei scemo. Vai per un X. Coglione. 3, 2, 1. Vai. Meno male che non scatta un allarme se sbaglio. Cosa? Perché? 1 3, 2, 1. Meno male che non c'è nessun allarme se sbagli, ma tu. Dai, dai. Ah, man. Ok, checkpoint. Checkpoint in teoria, fino a prova contraria. Evitiamo di crepare dal gas. Dai. Comunque. Allora, tu prendi i soldi, io hacker. Ok. Madonna, il colpo del secolo. Ah merda, dobbiamo pure fare sta cosa. Ah sì, è vero, dobbiamo fare in contemporanea. Cioè, perché sono che due punti fare? Da fare. Bisogna trapanare come il primo trapa. Non l'hai mai fatto, eh. Devi tenere premuto R2 leggermente alle lette in su, perché se la premi troppo si surriscalda. Non capisco come si fa. Vabbè, lo faccio io, capito? Io non riesco neanche a ramparti nel disco. Io sono già al terzo. Ma si rompe. Dai, che devi fare? Sono all'ultimo. Ma io ho fatto. Non riesco a farlo.
Devi tenere premuto R2 e la devi mettere in su, ma la devi premere leggermente. E tu lo continui a surriscaldare. Devi premere leggermente poco su, non tanto. L'R2 lo puoi tenere premuto. Forse hai capito. Ah, ok. Ah, bravo. Ti presento i trapani di GTA. Stiamo trapanando il cavo. Madonna però. La parte più difficile è questa, altro che arrivarci. Lui non sa trapanare. Ciao Jordi. Sei così rotto, sei così sorpresa, rotto. Siamo su Twitch. Spero ti faccia piacere. Lo so, ma lui non ha mai trapanato. È come la prima volta con una ragazza. Non sa che cazzo deve fare. Ma se lo ficca troppo fa male a entrambi. Non riesco a capire. Fallo tu. Ma seriamente? Pensavo che avevi finito. Fallo tu. Cioè, ha rinunciato e ha passato a me il trapano, vabbè. Io faccio schifo sta roba. E mi ha fatto ricominciare da capo, ovviamente. Il mio moderatore Jordi saluta tutti quelli che stanno in parte. Ah, ok, grazie. Devi anche dire ciao, non ok, grazie, ignorante. Ciao, scusa. È di essere gentile. Come quando glielo stai mettendo. Come quando glielo stai mettendo dentro per la prima volta. Poi vai violento duro. No, scherzo. Perché eccita in teoria. Che ci voleva? Ignorante. Ci vuole. Guarda un po' che regalino ti faccio. Eppala! Io resto qua fuori. Scusa, dove sono i soldi? Io non vedo un cazzo. Vieni qua. Vai su B. Anzi, no, tu hacker, tu hacker. Io sì che hacker, demente. Sono le impronte digitali che ci vuole ad hackerare le impronte. È più difficile hackerare le porte che le impronte. Allora, sì. 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 Come si faceva? Ah, esegui verifica. Non mi ricordavo come si faceva quello. Oddio! Ok, ha fatto una sola. Mi ha fatto fare una sola impronta. Perché non quattro? Perché non ci hanno scoperti? Che culo. Hai due cose di denari da prendere. Sbrigati. Io hacker il resto. Cioè, mi ha fatto fare una sola impronta. Di solito devo farne quattro. Perché? Sa che hai tre cose di denaro da prendere. Altro che. No. Sì. No, sì. Che culo. Inizio a prendere un paio di soldi anch'io perché sennò. Quello accanto a te dopo è aperto e H devi prendere. Sì. Mi sa che non riusciamo a prendere tutto, sai? Mi sa che 10 lo dobbiamo lasciare qua, mi finisce il tempo, mi sa. Non ho snack, sennò provavo anche a resistere un po' di più, però. Non ho snack per curarmi dal gas in caso. Ok,
Hai preso tutto l'altro, quello tuo? Io sto prendendo, sì, ne sto prendendo due, sono al secondo. Ah, ne rimangono due, non facciamo in tempo, mi sa. Sto spammando X come un drogato, non sento più il pollice. Pure io. Devo usare l'indice della mano sinistra, se no crepo. Ok. Ah, cazzo. Ok, l'ho preso il mio. Controlliamo se tipo uno di quelli è aperto e non bisogna hackerare, perché se da hackerare siamo fottuti, è inutile che... No, ok, questo è aperto. Non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. No, non ce la faccio per gli snack. Se avevo gli snack ce la facevo a prendere un paio di banconi. Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire. Stiamo, abbiamo preso, abbiamo presa, preso i soldi. Sì, sì, ma tanto in caso rispondiamo qua. Bisogna fare stealth come abbiamo fatto finora. Solo che mi sa che in teoria adesso non dobbiamo nemmeno fare il corpo a corpo. Buono. Dai, è andata bene tutto sommato. Vabbè, sì, dai, cioè eravamo in due, c'è da contare questo. 1633. Ma che poi 1633 è quello che diceva che avremmo guadagnato fin dall'inizio. Cioè quello era extra praticamente. No, poi ci sta l'extra ancora da prendere. L'extra ci ha permesso di arrivare al mi sa il coso. Adesso attento, per l'amore di Dio. Metti di stealth, per l'amore di Dio. Dobbiamo arrivare da dove siamo arrivati. Ah, c'è la guardia. Ma mi sa che non ci stanno cercando, sai? No. Ok. Come facciamo, mo? Che io la videocamera non la vedo. Vai, vuoi andare prima tu? Non lo so. Io non riesco a vedere la videocamera. Aspetta, intanto aspettiamo che passi e mi metto nell'angolo quello interno. Ah, non si gira più. Non si gira più? Per certi versi va da Dio se non si gira più, eh. Sì, non si gira più, l'hanno resa più semplice. No, fra la telecamera c'è dall'altra parte. Sì, sì, ma qua non ti vede la telecamera. Ok. Cioè, dobbiamo sperare. Aspetta, aspetta, non passare. Da qua non ci vede. No, non ci vede. Basta che lui non si giri, madonna. Ma ora la guarda tutta la porta. Come cazzo si fa a passare? Non mi dire che lo dobbiamo far fuori. No, no, il problema è quello che guarda la porta. Sembra che ci veda se passiamo. Provaci tanto. In caso ci ripartiamo dal checkpoint. Fai raso muro, raso muro. Ok, non ti vedo. Ok. Qui non c'è più nessuno in teoria. Prendiamo le scale, per l'amore di Dio. Non voglio aprire l'ascensore e trovarmi 70 guardie. Attento alla telecamera. Quindi adesso noi appena saliamo che dobbiamo fare? Dobbiamo solo arrivare a dove siamo venuti perché ci sono i costumi, no? Ci hanno beccato. Ecco, dobbiamo raggiungere un sacco. Ah no, non il sacco, il travestimento. Ah, però aspetta, ci cercano ma non sappiamo dove siamo. Cioè, c'è la roba ma non sa. Ah, ce ne sono in due punti diversi. Alla fine dovevamo andare davvero lì, dove siamo venuti. E dove dovevamo andare ad aggiustare. Ah, questo qui sarebbe bello farlo fuori. Però boh. Da dobbiamo passare per di qua. Sta attento. Ah, aspettiamo che vada dove era adesso. E poi lo facciamo fuori. Aspetta, io me ne nascondo. Oh, comunque devi dirmi. Cioè, non mi dire che non è stato un colpo della Madonna fatto così, dai, è stata una figata. Mamma mia. Rifacciamolo qualche volta. Ok, questo è andato. C'è uno più avanti che fa su e giù in teoria. Quanto fa su e giù, però quello è il quesito. Aspetta, questo. Ok, fa su e giù in là. Però c'è anche una telecamera. Ah, la telecamera però non guarda mai qua. Ok. Allora. Ma avrà una sprint. Dobbiamo.
Entra nella porta, entra nella porta. Qua, 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 qua. Tu ce l'hai fatta? A okay. posto. Se vuoi prenderle, prenditelo. Che tu sei peggio di stealth con me. Ma quando torno indietro? Ok, adesso torno indietro, aspetto che rifaccia il giro e poi arrivo anch'io. L'altro è di vicino? No, l'altro non sta qua. Ok. Andiamo. Mi sto coprendo l'altro vestito, non sta qua. Ma tu adesso non sei più ricercato, sprinta. Come funziona? No, in pratica non ti vedono, non ti riconoscono. Basta che non gli corri addosso e non ti scoprono. Cioè, è come se avessimo il vestito da coso, da. È come prima, come all'inizio. Esatto. Come all'inizio. Però nessuno nota le sacche rosse, che non c'entrano un cazzo col costume da noce. Oh, comunque, se voi volete il costume da noce, ho un'attività che ve lo dà in caso. A posto. Non si scelgo, ok? Che figa, cioè vedi, ce te l'ho fatta. Detto che si io può. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Io te l'ho detto ce che l'ho si fatta. Può uscire dalla cosa senza venire beccati. Tu no, non si può fare. Sì, infatti, è una stronzata. Che poi non so se lo sai, ma la cosa figa è che se vai col vestito della Nose dai vestiti normali di un negozio e vai sul simbolo crew, puoi togliere la scritta Nose. E sta senza scritta, è più figo secondo me. Sì, io ce l'ho senza scritta, infatti. Ce l'abbiamo fatta, siamo usciti. Togli sia la scritta davanti che la scritta dietro. C'è una vacca. E basta che vai da. Basta che vai al ne. Ah, il metto ti se ne va. Sei un drogato. Quanto cazzo carica? Non ci crede neanche il gioco che ce l'abbiamo fatto. Madonna! Stiamo uscendo dal casino dall'entrata principale. Zitto. Ficata. Oh, è stato il. Però ammettiamolo, credo sia stato il colpo più sia bello da vedere, sia bello da fare, sia più. Come si può dire? Ti fa sentire soddisfatto. Possiamo dire così. Cioè, a me lascia più soddisfatto questo che un dito in culo, corpo a corpo, che quello con le pistole silenziate. Cioè, dai. Salve, sì, salve, siamo degli agenti. Che poi perché tu non hai l'elmetto, io sì? Così. Oh. Ce l'abbiamo fatta. No, aspetta, dobbiamo portare il soldi al punto di vendita. Beh, però non sanno dove siamo. In teoria no, però io vedo il mio controller lampeggiare, il che mi spaventa. Pure io. Poi vedi che in realtà era solo per uscire dal casino. Fuori ci riconoscono e ci sparano. Ma aspetta, ma te non ti conosco. Come fai a dirlo? C'è un passamontagna, figa. No, dai, davvero? Boh, adesso vediamo. No, dai. È brutto, se è così. Ti vuoi dire, fermi tutti. Siamo come voi. Siamo fuori, ma ci cercano adesso? Ah, no! Che figo! No. Vabbè, è una figata, però, Cioè, li vediamo tutti bianchi. No, non possiamo prendere nessun veicolo. Dobbiamo andare lontano a prenderne un altro. Ti vedono, non avranno dubbi, devi stare fuori. Ah, ok, dobbiamo comunque stare fuori. Sta attento, non entrare troppo nel con i visivi. Ce l'ho fatta. Zitto, non lo dire. Ok, non ci hanno visti. Poi hanno i poliziotti normali. Ma non ci vedono, non ci. Siamo non alla ci fine. Sì, ma questa cosa sarebbe fighissima se tipo potessi glitchare e fare in modo che in sessione succeda. Seguimi. Si può fare una specie di glitch per far sì che la polizia non ti insegua in questo modo? Sarebbe fighissimo. Non rubarla dal civile. Ma chi se ne frega, scusa? No, Fra, no. Tanto rispondiamo da quando siamo usciti. Non me ne frega. Vai, nessuno mi ha scoperto, vai, sali. Ah, ok. Allora, siamo dei Nose. Cioè, tecnicamente, io posso dire è un'emergenza. No, dietro. Se c'è un veicolo più veloce. Vai dietro. Se ne frega. No, fermo. Ma non dobbiamo essere veloci, siamo calmi, abbiamo vinto. No, calmi. Stai tranzollo invece di spaccare i vetri così. Io ho paura però, non devo andare a sbattere.
Fra, io vorrei andare a prendere l'elicottero. Non ci cagano? Ce l'ho scoperti! Io t'ho detto. Ah, non bisogna entrare nel raggio di polizia, quindi. Che vogliamo fare? Vogliamo rifare? O no? Non lo so. Ma sono passato davanti alla polizia che in cui prima siamo passati davanti. Solo che stavolta. Ascolto, dobbiamo andare a prendere l'elicottero, così non ci scoprivano. Porco schifo. Ecco, ci stiamo prendendo quello che. No, l'elicottero spawna. Ma è come un elicottero specifico? No, l'ho fatto ieri. È un elicottero normale, un elicottero. Sì. Allora andrei a prendere l'eliporto, come un qualsiasi normale. No, la polizia no. Con normale che stava sopra un tetto di una struttura più avanti. Se tu mi avevi ascolto, prendiamo l'elicottero e non ci scoprivano. Vabbè, vuoi che rifacciamo? Madonna, non succede niente. Guarda che ripartiamo da lì fuori, Rifacciamo? Sì, dai, full stealth! Yeah! Non la finiamo! Non mi puoi uccidere tu! Non la finiamo se non è full stealth, figli di puttana! A mani nude! Ho scacciato la dato della polizia! Ho dato un cazzotto prima di morire! Vai! Full stealth. Che tanto dobbiamo fare quello. Ma scusa, in ombra, raga, ma in ombra il finale com'è? Cioè usciamo pure di travestiti oppure usciamo senza farci notare? Ah, ok. Che cazzo sto di no perché non te lo fa selezionare. No, scappiamo e basta. L'imbroglio di travesti per scappare. E invece imbroglio è anche quelli che portano le fish, no? Per un'altra versione. Sì. Però anche lì devi scappare travestito o no, non mi ricordo un cazzo. Che cosa avevo fatto? Allora, vediamo se mi ricordo dov'era questo edificio. Ma probabilmente tu parli dell'ospedale. In teoria dovrebbe essere quello. Vai a tutto a ricordarti dov'è l'ospedale. Ah, quello che dobbiamo fare noi. Allora, adesso ti spiego come funziona. Perché ho capito. Ah, tu puoi entrare nel cono della polizia, ma il problema è se ti vedono che tu esci dal cono. Una roba del genere. Perché non sei nella zona. Cioè, già il fatto che siamo fuori dalla zona dove noi dovremmo essere. Ah, non no, hanno detto don't let us see you're leaving. Esatto. Quindi se ci vedevano. Ci hanno visto prima perché ce ne stavamo andando dentro una macchina. No. Prima. Vabbè, lascia stare. Il dilemma è che non dobbiamo uscire dal cono se ci vedono. Bisogna uscire molto in modo, non lo so. Cosa? Che sta? È l'elicottero. Ma che ci devi fare? Che ci puoi fare contro l'elicottero? Come hai fatto tu l'altra volta, scusa? Non era stealth? Non lo so, ci sono passato solo. Era stealth. Boh. Ammazza quel civile là sopra. Qual? Quella. Ha bucato la La rotina. Madonna come urlano. No, però ci stanno dietro. Zitto, la stiamo seminando. A 5 stelle, non so come, però ci stiamo già seminando. No. Se li seminiamo è come. Ecco, ci sta un veicolo, no, fidati che non prendo. Se li seminiamo è perfetto, perché in teoria non ci possono più rompere. Fra, ecco, ci sta un veicolo, l'ho preso. Io sto seminando, però. Neanche tanto seminando, sono mezzo circondato. Boonestas. Ma che è Team Fortress 2, vero? Sì, io. No, io non ci riesco più a giocare. Perché il mio computer non lo regge. Perché non fa un computer bellino. Fortress e il Minecraft. No, ma perché ho un laptop. Ma tu la stai seminando? Sì. Pure io. Però la facciamo in modo diverso, tu sei parcheggiato fermo, io cammino. Fatto. Fra, vieni da me. Anch'io. Ma vieni tu da me. Ma vieni da me, che stai andando a prendere l'elicottero. Sì, ma vieni a prendere, io sono a piedi.
Tengo a prendere l'elicottero. Ok. Bitch. Comunque per me vale come stealth. Chi vale come stealth perché ci siamo altri scritti in fondo, per non subito verso. Comunque fanculo a chi dice ma non puoi uscire stealth dal casino. Io l'ho fatto, bitches. Ok, sto andando a prendere l'elicottero. Tanta roba comunque. Però il colpo dell'apocalisse resta il più bello. Cioè questo è figo a livello di colpo classico, ma il colpo dell'apocalisse è troppo figo a livello di tutto. La attendo con ansia e non so cos'altro. Guarda, il prezzo della benzina è alle stelle. Ok. Discorsi da adulti. Dimmi che ci sta, vero? Come non ci sta? E allora si va di porta. Impossibile. Ma in tutto questo, secondo te, al casino c'è ancora tutta la gente? Tutta la polizia? Sì. Poverini. Niente, fra... dobbiamo prendere la macchina. Ah, io sono caduto. Però è un po' lontano, secondo me ci faremo bene a prendere, ad andare seriamente a di porto, tanto sta vicino. Basta che non crepi, sei caduto vuol dire che hai perso soldi, dobbiamo riavviare. No, ma fra, ma dobbiamo persi tipo... dai, no. Dai. Non mi investire. Cioè, secondo te ti investo mentre hai dei soldi nel sacco? Forse. Pensavi che investivo la tipa, invece. Sono un sammaritano. Buono. Poi vedi che non sono spawnati neanche lì di porto. Allora andiamo all'aeroporto. Poi vedi che non c'è niente. Allora siamo dalla parte letteralmente opposta di dove dobbiamo andare. Hai rotto, Red! Affanculo! Ma tu devi capire che quando io faccio qualcosa ed è difficile, a volte ci metto 5 ore. Non ti devi lamentare, devi abituartici. Perché io l'ho fatta la cosa in 5 ore, tu hai aspettato, ma io l'ho dovuta fare. È più bello aspettare che fare, fidati. Fallo il colpo che ho fatto io. Nel modo in cui l'ho fatto io. No, fallo. Allora grazie al cazzo. Quel pistolio lo fai in 2 secondi. Ma questo è l'altro tipo di colpo. Ci sono gli elicotteri? Mi dai dei soldi, lo facevo così, però non mi dai soldi. Cioè se ci sta una spia, ok. Cioè, ma hanno fatto despawnare tutti gli elicotteri. Vabbè, fra vai, dai. Vabbè, prendiamo l'auto più veloce che sta qua e andiamo, va. Guidi tu. Guido io. Bravo, come dico, sai, tu sei il guidatore. Perché io sono un uomo pigro più che altro. Ma serviva a spaccare tutti e due i vetri, siamo proprio stronzi. Forse. E chiudi quella portiera. Bravo. Dai, 9 km. Fra 9 km facciamo il colpo. Di nuovo. Con le pistole. Poi vedi che con le pistole facciamo schifo il doppio perché siamo. No, facciamo una cosa. Ah, Red userà la pistola, noi andiamo solo di corpo a corpo. Adesso siamo maestri del corpo a corpo. Madonna. Oh, cioè, dai, però me lo devi dire, Chos. Nessuno ti avrebbe fatto fare un colpo di questo tipo in questo modo, solo io. Vabbè, perché siamo lì per la pazzia. Poi se per questo Payday è un dito in culo. Perché Payday hai solo 4 ricerca persone. Quindi. Sì, però è più easy di GTA perché non stealth è fatto bene. Più o meno, però un po'. Sì. Io vi sfido. La metà delle volte funzionano, la metà no. Io vi sfido a fare quello che ho fatto io con un altro. Eravamo in due, abbiamo fatto ombre cinesi a livello massimo. Prendendo tutti i sacchi che c'erano nella mappa. In due? Tutti i sacchi? Allora fai schifo.
Io voglio vantarmi, non mi devo prendere i capacisti. No, ma quella del treno fa cagare. Quando l'abbiamo vista abbiamo detto: ah, si può fare stealth. Ed è tutto corridoio di me. Ok, tiriamo fuori le armi pesanti, fanculo. Quando abbiamo dovuto fare il trofeo dei teschi, l'abbiamo fatta non stealth coi teschi. Ce ne è fregato il cazzo. Quella non la facciamo in stealth, non me ne un cazzo. Sì, stiamo solo portando il coso. Che io per i dei due l'ho platinato, Red, sai? Sono un uomo brutto. No, sì, io ho fatto quasi tutte le ice. Sulla play sono in ritardo sempre. Sulla play hanno aggiunto le crime spree tipo 2 anni dopo che erano su PC. Io mi sa che ero arrivato in Infamia 3 o 4, una bella genere. Che poi tipo la gente quando trova di Infamia 25 o quel che è fa cheat, ma c'è gente che gioca, perché deve essere cheater? È un bel gioco tutto sommato, cioè. Ma che poi non ci vuole un cazzo, perché alla fine sai cosa fai tu? Tu quando sei verso la fine del livello ti fai una bella crime spree lunga, poi prestigi e poi ottieni la crime spree che hai fatto e sei di nuovo 99 per prestigiare. Boh, vabbè, figurati, io e lui l'abbiamo fatto in 2 senza armi, se siamo in 3 con le armi abbiamo vinto. Ormai avere armi in un colpo dopo questo è stato bello. Molto cioè, bello. Adesso noi inizieremo a fare tutti i colpi del gioco a mani nude, sei pronto? La sfida suprema. Colpo dell'apocalisse a mani nude. Come facciamo la parte finale sul velivolo finale? Che non spoilero perché non voglio spoilerare. E non si fa. Ci ridi che tutto questo tempo sono stato mutato? No. Ma perché non stavo salda, Fabio? Cioè stavo salendo le cuffiette. Oh, ma te comprendi che abbiamo fatto il colpo del casino a mani nude? No, io guarda che dopo questa live la carico su YouTube e la chiamerò Rapinatori Incaditi 2 punti, la rapina leggendaria, punto. E quanto dura il video? 3 ore? Eh sì. La rapina delle mani di ferro. La live non la concluderò e continueremo a fare il colpo pure di nuovo dopo. Sì, durerà 7 ore. No, sono buono. Ma per me spendere 60 euro per un paio di cuffie, no grazie. Cioè non ho speso 70 20, mi fanno 20 euro ancora. Vabbè, se ormai hai speso 1600 per il computer, puoi anche spendere 70 per una tastiera, un mouse e una cuffia, cioè. Però io che ormai di solito mi compro un gioco a 70 e 20 a 4 euro, non spendo 60 euro per una cuffia. Ah, fanculo. Pensavo che mi dicevi paghi pure troppo che ti compri il plus, pensavo che era una cosa sensata. Amen. Signore e signori, dov'è il trofeo di averlo fatto a mani nude? Senza aver mai sparato. No, non è vero. Tu hai sparato a un civile per prendere l'auto. Hai fatto fallire la sfida. Madonna. Non l'ho ucciso però. Platino. Platino! Platino? Io ho preso platino. Perché hai sparato a quel civile. Platino. È per quello. E poi è bello il Red che spende 1700 euro per un computer. Quanto hai preso, tu? 617.000, no? 600. Che poi 670, mi viene a spaccare le cuffie 117.000. Pure io. Hai ragione. Mutiamo tutti i Red. Festeggiamento fra 3, 2, 1. No, siamo morti e vediamo Gesù. E questa è la luce bianca. Andiamo in paradiso. Beh.
tu scherzi, ma i miei genitori continuano a dire che oltre a sembrare Gesù, sembro Jason Momoa, quello che fa Aquaman. Eh beh, la barba e i capelli sono quelli. Ci credete se vi dico che il coso bianco durerà più della rapina? No, ok. Ma che cazzo, perché sei ancora vestito come un poliziotto di merda, coglione? Scusa. Tu sei vestito, io no. Che poi posso dirti che come sei vestito te sembri un po' Lester, senza offesa. Niente. Anzi, è un bel personaggio, lo trovo un grande. Vabbè, ma non è colpa sua, oh. Cioè, non so se hai visto, ma c'è il tuo personaggio che stava dicendo al mio: ehi, senti, se magari andiamo io e te che... Sono felice per Lester, alla fine ha trovato i soldi, l'amore, i soldi, la figa, i soldi. Ma quella puttana, cioè quella puttana di Paige si è presa 146.000 dollari. Ok, allora mi Guarda, questa è la versione del soldato deserto, ti piace? Beh, è vero. Non ho usato niente con qualcosa, con quell'elmo. Ah, ecco. Ti piace questo? A parte che questo ho Choss, guarda. Sì, aspetta La vedi un attimo. la maschera che ho? Non so se si vede, perché ogni tanto si bugga. Oh, batti meno, Sì. eh. La vedi la maschera che ho? Ecco. Ti piace l'elmo che ho su questo vestito qua? E chi dovrebbe essere È un sopravvissuto classico post-apocalittico. Questo che cazzo era? questo? Ah, No. vabbè, questo è fighissimo, dai. La guardia carceraria. Cazzo, come sta finendo? Banana Lives Matter. No, 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 no. Poi adesso abbiamo sbloccato i vestiti. Andiamo a prendere i vestiti. Non andiamo da Red, andiamo a prendere i vestiti. Mettere i soldi in banca, figa. Ma che poi con tutto questo tempo che sto giocando, secondo me il nightclub è pieno, dovrei andare a vendere. Vai, vai, parti, parti, parti. Non riesce a stare. Oh. Dai, sali, che voglio andare un attimino a comprare le tue. Chos, che caos. Ma sei coglione! Hai dato una Aspetta che devo craniata? accettare. Devo accettare l'amicizia. Vabbè, mentre tu accetti, vado a prendermi il vestito. Bella stout. Ecco. Vabbè, ho detto bella stout, qualcuno mi ha fatto saltare in aria. Davvero? Pizza, pasta, mandolini, siamo italiani, ci piace così, noi vogliamo un lavoro, gli immigrati, via da qui.
Bravo, lo sei anche tu. Fermo. Però abbiamo anche cose belle. Vai. Arrivederci. Cristo Dio. Cristo. Fermo. O Dio, devi scegliere. Io ti abbatto. Io ti abbatto. Non posso abbattere. Ti hanno abbattuto gli altri, però. Sì, sì. Ma tanto paga i soldi. L'ho fatto più che altro per questo. Colpa al casino nell'ombra. Va bene, accetto. Fammi mettere. Fammi chiamare l'assicurazione prima. Così faccio pagare a uno stronzo i soldi. Uno stronzo che mi ha fatto saltare in aria la Deluxe. Hello, this is Morse Mutual Insurance. La DeLorean, così non rompi i coglioni. I think we can handle that. No, io non vedo colpo. A me non è arrivato l'invito del colpo. E lo so, lui ha detto che c'è. Io guardo e non c'è un cazzo. Io sono entrato. Io sono letteralmente entrato. Ho solo Lester che mi vuole far fare il caso Bogdan, quel pezzente. Aia! Salve, sono qua. Sono pronto a morire. Vai, ho ucciso quello che mi ha fatto saltare in aria l'auto. E adesso posso anche entrare. Sì, mi è arrivato quando quello mi ha investito. L'ho ucciso e adesso sto entrando. Posso avere un pochino più di soldi, per favore? No, anch'io, io sono povero. Tecnicamente. Bravo! Ma il problema è che... Il problema è che i vecchi colpi potevi metterti zero. Io ho la furtività quasi puoi. Al massimo grazie a quella merda di munizione, non ci credo. E beh, io te l'ho detto, guarda, ti sei fatto... Cioè, tu... Cioè, eri 24 quando ti ho incontrato oggi, in pratica. Sei arrivato da 24 a 32 coi tentativi in un solo rapina. Madonna, cioè, 32... Sei arrivato a livello 32 solo con quante volte l'avete... Hai fatto 6 più... Oh, hai fatto 8 livelli in una rapina soltanto. Ma perché io prendo di me? Il cloaker di... Oh, metti il professionista. Ah, hai già messo il professionista, scherzavo, bravo. Tutti 15%? Ma perché Lester si tiene il 500.000? Che cazzo fa Lester in sta rapina? Cioè, mi fa le seghe. Mi fa le seghe mentre rapiniamo. Che cazzo è? Ma minchia. Scusa, tu non ti togli... Ah no, ok, ciò sapeva 25, allora va bene. Stavo per dire, Red, tu non ti togli quei 25. Red, non gli servo, lo so. Ma è la merda, perché nei vecchi colpi potevi metterti la percentuale 0%. Nei nuovi no. Sì. Ci sono alcuni colpi in cui puoi mettere il 0. Oddio. Beh, io mi metto l'oscuro perché c'è. Fa più. Io mi metto quello là, i cerberi perché mi piace. Pure io i cerberi. Sembra l'Umbrella Corporation, guarda. È vero. Io sono l'unico stronzo che non vuole fare come voi. Va bene, alla sfida. Due ok, se mi devi sembrare di andare andati a male, se mi devi copiare, due allora faccio così. Ma poi che la maschera è gigantesca. Io in realtà volevo mettermi il coniglio, ma non ci sono arrivato in tempo. No, volevi metterti Sander Cohen di Bioshock praticamente. Che poi tanto io non me la, io quando faccio le rapine la cosa bella è che non la indosso mai la maschera quando la devo indossare, non la metto mai. Guarda, perché non posso aprire l'inventario? Ecco. Guarda, abbiamo le pistole con i silenziatori. Sì, finalmente. Il cloaker di Payday. Ma che poi ci serve effettivamente il visore notturno o non ci servirà? Ah, figo. L'EMP è meglio attivarla alla fine.
Sì, ma il dilemma è uno. Visto che tipo prima io ho avuto solo un un'impronta digitale per roba. Qua quante ne avremo? Visto che non ci scopriranno in teoria. Che poi non ho capito, in base alle preparazioni che hai fatto o in base se ti scoprono o no? Se ti scoprono, immagino. Perché io mi ric- cioè io sarò scemo, ma mi ricordo che io feci 4 impronte per ogni porta. Non so perché. Vedi, siamo già arrivati, non serve fare 10 minuti in camion. Ma io c'ho, io c'ho 7 milioni e quasi e mezzo, ma non ho voglia di spendere per... ma un sacco, cioè io voglio prendermi la cosa, la moto prima o poi, cioè. No, la moto volante, ma dopo. Ma entriamo dal tetto? Oh, vi spostate, vabbè, con calma, no. Con molta calma. Con tanta calma. Oh, alleluia! Scusa, ma tu che sei vicino al pilota, mi puoi descrivere com'è vestito? Perché mi sa che è figo, ma non abbiamo quel vestito noi giocatori. Ah, sì? Cioè, avevo visto male. Sembrava una tuta figa. Beh, a parte che Michael Myers si veste così. Poi a me piacciono le cose tipo lavorative. Cioè il fatto che ci sono aggeggini del... Io l'ho già fatto, c'ho la maschera per un buon motivo. A me piacciono i vestiti con tanti aggeggini. Tipo il vestito che c'ha lo straccio e le chiavi. La guardia carceraria che c'ha le chiavi. Poi quello da inserviente lo usa pure Michael. Quindi mi fa figo, eh. A me mi si è aperto in auto. A me mi si è aperto in automatico. Red è morto. Si comincia. Dai, così. Lega. Partiamo bene. Scusa, ma se ci. Oh, ma se entriamo, salva che abbiamo una vita in meno, no? Allora è meglio che tu. Ah, ok. No. Ho atterrato male. Raga, ci vediamo dentro. Io sono al piano terra. Ci penso io. Guarda. Si fa saltare in aria. No. Cos'è il trasporto? Te l'ho detto. Ci hanno insegnato questo alla scuola di anime. Ma... Siamo tutti simili, quindi ci hanno insegnato la tecnica di clonazione e la tecnica di teletrasporto. Mi ricordo di fantastici cartoni che mi hanno accompagnato nell'età, hanno fatto crescere intere generazioni. Sì, beh, prima che carica. Dragon Ball Iper Ultra Dragon Ball è una serie originale. Perché come si scende? Io non ho mai fatto, mi sa, questo. Cioè io credo. Che figata! Cioè io non l'ho mai fatto così. Io l'ho fatto sempre entrando dalle porte sotto qui. Vabbè, questo è lo stealth classico, quello è lo stealth truffo. Però questo è figo da vedere, quello è figo da fare e da raccontare. Li abbiamo presi tutti a pugni. Vado io. C'è chi c'han lo faccio io. No, non con la pistola. Non è questo, scusa. Ma non è questo! Appunto! Perché ci penso io con la pistola, tranquillo. Vai. Dai, ne viene a fare questi quasi momentaneamente.
sparato. No! No, vabbè, avete sentito cosa ha detto Lester? Ha detto sicuramente lui non farà scattare l'allarme. Vabbè, dai, facciamoci uccidere. No, comunque quello non si può uccidere se non esce, perché c'è la visuale fissa là, non puoi. No, ma è a random, conta che a me a volte uno sta fermo e metà delle volte mi vede, metà delle volte no. Però io faccio sempre la stessa cosa, lui è sempre nello stesso punto. Posso provare a sparare alla porta, sperare che lui non si incazzi, così che la porta è aperta, puoi mirarlo e... Ma di pe... cioè, quanti cadaveri dobbiamo fare fino al cavò? Tanti. E boh, noi abbiamo ammazzato tutte le guardie che potevamo, in pratica. Cioè, porca puttana, tanto noi ci mettiamo 0, quelle le fai in cassi giornalieri? Ovvio. Sì, sì, prendiamole. Tutti i soldi, figa, se no. Barga puttana, se li prendiamo. Poi io mi sogno in cassi giornalieri del genere al mio nightclub, sì. Andiamo. Eh sì, è un investimento. Te l'ho detto, è la cosa più figa, perché tu ti diverti facendo quello che vuoi e intanto guadagni. Ah, porco Dio. Dai, adesso ti espello, basta. Ma se clicchi controlla i progressi della squadra, ti fa vedere gli altri dall'altra visuale. Cioè che... Salvini. Ci pensa Felipe. C'è il nano. Che figo, cioè abbiamo il nano drone. A che cazzo ci serve in questa missione? Ah, ok. Quello là, questo qua ci deve fare. Ma aspetta. Questo qua è con la gamma. Ah, sentite, facciamo così. Voi andate avanti. Io resto qui ad aspettare in caso questo esca. Okay. Scusa, dove sono gli altri numeri? Scusa, perché hai fatto uno a attesa di 4 ore? 2, 3. 3. Boh, questo sembra che non esce. Rompete i vetri, per l'amore di Dio. Io ho detto levati da qua. Non ti faccio passare, capito? Non ti faccio passare, capito? Fammi passare. Ma quello è uscito in tutto ciò? No. Boh, se resta là, non dà fastidio a nessuno. Ma questo è quello che noi facciamo fuori tutto il tempo. Che non viene stavolta, perché non rompico io. No, non cammina nessuno, è inutile, non cammina nessuno. Allora. Sì, qualcuno vada a prendere la roba. Vado a prendere soldi io. Faccio io. Disse l'uomo a cui piaceva stare attaccato al muro. Guarda che puoi anche lasciare il tasto, sai? Può aprire da solo, da dentro. Ok, vale, se non lo lasci sparo la videocamera. Ha lasciato. Abbiamo chiuso dentro. Vai, passa. No, non passare. Madonna, fa paura il rumore della cazzo di roba, perché sembrano tanti spari strani, ma cioè sembrano spari di un fucile a pompa su roba metallica. Ok, 47.250. Buono. Vai, Kevin, no. No, a volte ti dà 29.000. Aspetta. Vai, corri. Vabbè, potevo aprirla pure dall'interno, non ce l'ha bisogno di madre. Ragazzi, mo prima di scendere giù io attivo l'EMP, attendi che ci sono guardie a volte. Chiama il check. Tieni questa guardia. Se magari non mi boto del blocco, spero che non abbia dato. Eh beh.
Oh, che cazzo? Che cazzo mi ha menato da dietro? Andiamo, facciamo giù, ci uccide. Sì, infatti. Cioè, allora, io ho ucciso la guardia, ma credo... Non so, ha detto che Chos è stato spottato. Io non so che cazzo ha fatto Chos. Io. Vabbè, ma è una cazzata, basta che uccidi tutti. Non mi fate... Non uccidete. Cosa gli uccidete? Eh sì, non uccidetevi, ma siete scemi. Ah, è una figata sto colpo in questo modo. Cioè, però, cioè, scusami, voi avete vita facile. Noi abbiamo dovuto fare tutto a piedi a mani nude. Poi tiro l'MP. Tiro l'MP e faccio tutto un piano così. I droni. Noi abbiamo fatto l'hard mod. Stronzi. No. Noi eravamo in New Game Plus 7. Voi eravate in New Game. Zitti un po'. E comunque a me piace la io la cosa che adoro delle rapine è l'approccio come si dice? Di ingannare. Quindi io appena ho visto ingannare subito instant, non me ne cazzo. A me mi piace di vero progressivo. Vabbè, ma se per questo prima o poi io voglio anche fare quello violento, ma lo faremo per ultimo. Fa pure quello di Young Ancestor. Che non so qual è. È quello là che deve entrare col DJ, quello là che sta sopra il balcone. Figo, non ho mai visto. Non ho mai visto. Cioè è quello che ha, è quello che hai dei felpe della Supreme tipo. Sì. Però poi a un certo punto lui spara una diva. E praticamente non ce la fai neanche arriva al capo. È un casino, arriva al capo con quella pronuncia. Io ce li ho sbloccati con pelle. No, no, ho fatto proprio dopo step. Ma che cazzo dici che io sono più giù di voi? Non mi ricordo manco io, ho fatto tutto, non mi ricordo io. Io sono già arrivato, droga. Ma dai, ma io ti vedevo sopra, ma che è sta? Io ero giù. Io ero sopra. Allora ragazzi, faccio fuori tutti io, non vi preoccupate. No, 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 sì. Cosa hai detto? Troia. Anche se sei ciò. Facciamo io tre. Che poi ribadisco, Chos, in alcune missioni dei colpi... 3 2. In alcune... al 2, va bene. Vabbè, in alcune missioni dei colpi future saranno così, però se ti beccano, non è che devi riavviare, è che fallisce proprio la missione. Come ha allettato le guardie? Ma perché io ho allettato le guardie? Ma io stavo fermo davanti a Legacy. Ma infatti io ero accanto a lui e non è successo un cazzo. Allora, Era accanto a un problema, a volte allerta le guardie senza fare niente. Io non ve l'ho detto, però è vero. Ma perché le mura non valgono come mura, semplicemente. Esatto. Cioè letteralmente conta che io prima giocavo, stamattina giocavo a un gioco dove entro in una nave abbandonata, ci sono i nemici, io spengo il generatore delle lampadine. Però loro mezzi mi vedono nonostante tutto al buio. Io credo che sia perché il gioco buggato a merda, solo quella volta, perché l'altra volta non era così. Contava che la barca non era un edificio e quindi contava che fuori era giorno, capito? Ma almeno fanno glitch utili. DBD dice facciamo solo glitch, punto. C'è un solo bug, punto. Vabbè, ma ci sta. Poi io sono main killer, preferisco vendere i survivor al killer che sopravvive. A meno che non sono in premade. Che schifo. Senza offesa. Che schifo. No, veramente. Che schifo. Adesso io non so dove mi vedete voi, ma io sono più basso di tutti. Ma come ma veramente? Ah, perché ho caricato adesso. No. Ah, pure. Ok. Vabbè, io c'ho la connessione migliore, raga. Io c'ho la live a raga, io c'ho raggiunto. Io c'ho la live a 700. Lo so. Io sto a fare una live a 720p alto e carico per primo. Voi avete dei problemi. Il modem nuovo è bellissimo, cazzo.
Fermi, userò il nano drone. Inventario. Aspetta, ma io non posso neanche usarlo il nano. Ma che sfiga, cioè mi dice usa il nano drone, ma in realtà non posso perché non l'ho comprato. Se devo averlo. Allora, io quello là che c'ho qua il drone. Non puoi, è mezzo buggato. 3 2 1, vai. V7 te. Io Legacy. Paura, eh. Sì, ma non ci vede. Non va, non va, non viene. Non va, non viene, perché vado a prendere i soldi, ragazzo. Prendimi il portone. Vado ad aprire la scala. Copritemi il cazzo. Aspetta, Kevin, guarda quella gamma. Ah, sale? Ok. Ma che cazzo? Ma guarda, guarda, guarda. Che cazzo succede? Che cazzo succede a quella cam? No, io ho visto dalla mappa, ho visto che guardava il muro male. Che cazzo? Ma l'avete sminchiata? Come avete fatto quello coso, con lo storditore? Ma l'avete sminchiata con lo storditore, raga? No. Ah, si è buggata così. È proprio una stanza, cioè. Aspetta, secondo me potrebbero arrivare da questo muro, fammi vedere. Madonna. Che merda. Ah, avete già aperto. Ma... Oscar. È bellissimo. Dai. Pian piano proseguiamo. Allora, la guardia dov'era? Non mi ricordo già più, là. Non c'era la guardia. Lui ha girato l'angolo. La cam, stai dietro la cam. Ah, c'è la cam. Vai, vacci sotto. Sì, sì, lo so, lo so. No, no, non faccio di scamere. Vai ora. Ok, qua ti ho l'EMP. Vai. Vai, vai. Via. Facciamo fuori tutti. Guri, guri! Come? Chi è? Cosa fa? Ma perché chiedi le guardie? Ma cosa ha fatto? Scusate. Ma no, ma guarda che quello non è quello, perché non quando ha attivato l'MP è andato a killare le guardie. Ma io tu stavo dietro di là, voi. Devi. No, tu sei andato a killare le guardie. Ma io quando sono uscito erano già morti. Io so solo che ho visto solo gente morta e non ho mai sparato a nessuno. E poi ho sentito Chaos, Chaos, sei un cazzone. Quando attiviamo l'MP, raga, dobbiamo correre al capo, perché tanto così non ci scammano. Ma qui non serve, ma io ucciderei per quando dobbiamo uscire, qui. Poi boh. Cioè dipende l'EMP quanto dura. Beh, allora sarebbe giusto ammazzare tipo tutti quelli che stanno sul piano. Però evitando di lasciare i cadaveri davanti a delle telecamere, quello è il dilemma. No, ma che dobbiamo... Allora, quando attiviamo l'MP dobbiamo correre al cavo. Poi quelli là decidiamo mentre torniamo per salire le scale. Ma io li ammazzerei quando siamo al buio e vediamo solo noi e loro no. Ti scoprono perché mettono le torce. No? Perché mettono le torce. Io posso dire che di nuovo voglio il checkpoint. Pure qui voglio il checkpoint alle scale. Mi sto rompendo i coglioni. Effettivamente è vero. Al massimo fai che se uno usa l'ascensore, cioè checka l'ascensore. Non lo so. Sì, però fra l'ascensore fa suicidio. Ma è ovvio che è un suicidio. Raga, voi seguite a me. Ma siete dei veramente lenti. Ma guarda, ne penso io quello più giù, e lo sai, vero? Guarda che game, guarda che sono io quello più giù. No, io sono già arrivato in pratica. Ecco, sono arrivato adesso. Io sono arrivato. No, io sono arrivato. No, io ti vedo ancora su, madonna. No, io sono arrivato. Guarda la mia live. Nella mia live sono arrivato prima io. Ci vediamo tutti diversi. Dalla mia schermata sono arrivato prima io. Boh.
scena bellissima ma desincata. Che devo fare? Aspetta. Ok. Aspettate. Madonna che laggata. Cioè l'ho sparato dopo un secondo. Mi ha dato l'exp. Sì, ma attenti, è il gioco, non è la connessione, madonna. Secondo me tra poco si può fare il 360. Ok, arrivo dentro io, aspetta. Vai, vai, corri, corri. Ma dopo ti blocchi di me. Intanto sblocco le scale e mi vado a killare il tizio sulle scale. Come ti permetti di killare il tizio sulle scale? Vai pure, vai pure. Sei un coglione, sei un ritardato, tutte quelle cose. Sono stanco, non mi rompere, ho fatto una rapina. Ho fatto 5 ore di rapina a mani nude, mi sono rotto i coglioni. Ok. L'hai ucciso? Mi si è chiusa davanti, vabbè, posso aprirla dall'interno, cioè, non c'è bisogno che tu... Aspetta che si avvisca la gamma. Sì, tanto una sola, non abbiamo suonato manco una parte quella sopra, quindi... Quante ne abbiamo in totale? Ma dura per un po'. Allora, adesso chi ho le compi? Che si fa? E segui da me, Che cazzo esci? Vai, seguitemi. Seguitemi il cast. Quello corre. Piano, piano, piano. Ma hanno scoperto. Hanno visti. Infatti hanno scoperto. No, ma vanno killati. Poi l'ho sempre fatto senza sparare, però vabbè. Non l'avevamo ammazzato di prima. Boh, io adesso sono il capo e dico di ucciderli. Zitti. Beh, vedi, io pure concordo con lui da sempre, perché è meglio ucciderli. Ma se scusa, ma raga, ma se entriamo nel cavo e poi dopo che siamo usciti dal cavo siamo lì MP e usciamo easy? Non puoi. Come cazzo c'è... Ah, vabbè, no. No, allora, tecnicamente si può, però le guardie come sono predisposte? Come erano... Per la nostra rapina, perché nella nostra rapina è strafattibile, l'hai visto? Nella vostra rapina, nella nostra non tanto. Io mi ricordavo che con un altro mio amico lui l'aveva attivata l'MP dopo il cavolo, siamo usciti così. Ho capito, ma dipende sempre se ci scammano prima. Ma io e lui siamo abituati ad arrivare al cavo senza usare cose strane o trucchetti. Come armi silenziate. Una pizza? Ah, ok. Con una pizza. Eh beh. Cioè, letteralmente c'è bullone, la stampaggina la sta cuoce con uno spray. Let's go. Che arriverà per primo. Tanto ognuno vede se stesso, quindi è che... Cioè, io sono già partito, non so voi. Io pure. Non sono partito con tutti gli altri. Sono ancora più giù. Eh no, io sto giù rispetto a tutti. Guarda da me, guarda la mia live, porca troia. Io sono arrivato. Io sono arrivato prima di te. Ma io non vedevo nessuno. In realtà è tutto un gioco di prospettiva. Okay. Stavolta è stato instant. No, da me è stato instant stavolta. Sì, infatti è quello che stavo di sempre, però sì. In che senso?
Raga, mi hanno scoperto. Scusa, io per un attimo ho sentito l'allarme. Ah, non è vero, è stato Fede ad essere stato scoperto. Io l'ho detto per trollare. Io l'ho detto. Maria, ma che è qui dentro con me? Io, perché. Ah, perché io mi sono messo a sparare i soldi. Ho detto, mi hanno scoperto. E poi Fede, raga, avete sentito l'allarme? E Fede è stato scoperto. Vabbè, noi non possiamo morire. Siamo chiusi, quindi morite voi. Non aprire la porta, non aprire la porta. Invece da. Porca puttana. Non è vero, non è mai stata aperta la camera dei segreti. E niente, rimaremo qua bloccati per sempre. Ma perché sei entrato con me, Game? Così. È stata Ginny Weasley ad aprire il cavò del casino. È stata Ginny Weasley a scrivere sui muri del casino. Oh, l'ha fatto per me. Lord Voldemort è il mio futuro, passato e casino. Sei un po' cringe. Voldemort è un casino, da quando? Expecto casino. Perché vuoi vincere pure la morte, se vuoi, no. Allora, pi greco più pi greco più pi greco uguale 60. Pi greco più basta. Basta. Zero per zero, per zero. Zero per zero. Zero per zero, visto che sei bravo. Ok, allora zero diviso de zero. Tu menti. Fiore rosso più fiore blu. Fiore blu uguale 30. Ah, chi è più sotto? Perché da me sono io. Ce la messi tutti sopra, boh. Ma io sono già arrivato! Ma io sono già arrivato! Ma non è... Ma secondo me in realtà stiamo tutti mentendo per vedere chi arriva prima. Ma io guardo sempre, io guardo sopra e vi vedo a voi tre, io sto fino. Perché è una gara. Allora, io uccido Pablo. Fagli mi passa. No! Eh sì, quello a sinistra ovviamente. Madonna, stavolta è stato ritardato. No, perché io per io sparo i soldi e per trollare dico, raga, mi hanno scoperto. Lui un secondo dopo, raga, ho sentito l'allarme. Ti copro io. Potrebbero esserci delle cassette malvagie in questo cavo. Ma che voglio? Chiamatemi scemo. Ma un essere umano normale che ha il trapano per il cavo lo userebbe o no per prendere anche queste cassette? Io lo farei. Perché nel cavo non ti sento. Ma solo un piano sotto. Cioè dai. Raga, non dovete tenere aperto, posso aprire dall'interno? Vabbè. Adesso? Ok, vabbè. No! Ciao! Oddio, dentro la porta, stavo... No, no, noi facciamo a corpo a corpo, tranquillo. Aspetta, disattivalo. Vai, andiamo. Il povero, gli avete rotto il collo oltre ad avergli sparato quel povero uomo. Vai. E non uccidere? Certo. Basta un po' di bloccare, ragazzi. Ma chi? Chos! Chos, che cazzo hai fatto? Ma perché io? Ma sempre tu! Sempre tu! Ma non sparo da nessuno! Ma com'è possibile? Dai, suicidiamoci.
Ma raga, no, io ma direi, scusa. Vogliamo provare a fare una cosa che è inutile ma è stupida. Facciamo un sopralluogo senza lampo, tipo. Io letteralmente facciamo il sopralluogo all'interno della missione. Prendete destra con la sua columna blu. Ho seguito Legacy che stava andando per la... Dico io, tu hai sparato con me a quelli dietro. Ho sparato io. No, io l'ho visto. Io ho visto Chos seguire me. Cioè, io ho visto Chos seguire me. E manco dici è stata la videocamera. Perché io sono passato accanto alla videocamera, ho tolto lamp. Sono stato io e Fedeman. Perché praticamente. Però ha dato la colpa a Chos. Ok, adesso facciamo il sopralluogo senza lamp. Quindi adesso arriverà dal nulla un buco nel muro con la curuma blu di Lester che fa: ehi, facciamo il sopralluogo. Questo gioco è sempre la colpa mia, è incredibile. Beh, è colpa tua se ci siamo ritrovati a dover fare una rapina a pugni. Perché me l'hai chiesta tu di fare la rapina, se no io non l'avrei mai fatto. Io ti ho detto, facciamo una rapina, ma... Io ho detto, vabbè, facciamo una rapina al casino. Tu hai messo le opzioni. No, quelle erano da sempre, non è che... Cioè, se dovevo cambiare le opzioni, dovevamo fare i preliminari dall'inizio. Noi abbiamo fatto metà dei preliminari in meno, perché io li avevo già fatti. Lo so. Se cambiavo roba, se cambiavo approccio... Dobbiamo rifarli tutti. Esatto. E tu hai voglia di rifarli tutti? No, li facciamo tutti quando dobbiamo cambiare approccio la prossima volta. Quindi. Vabbè, basta che... Abbiamo fatto una bella rapina. Cazzo, la recipina più leggendaria. 1 milione di views. Adesso sul video nelle prime raccomandazioni su YouTube per videogames 10 milioni di views, 200 milioni di iscritti su video. Io sono su Pablo. Madonna, quanti spari devi fare? 3, 2, 1. Cioè, a me piace, io faccio uno sparo pulito, lui 3, 2, 1, bam, 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 tutto rompo. Tutto, mi frega un cazzo. Aprite la porta. No. Ho vinto io. No. Guarda, mentre prendi i soldi che avresti potuto avere tu nella sacca. Dai, la sacca aperta, assomiglia a una vagina. Ed è mia, mi appartiene. Io ti guardo. Credo che smetterò di prendere i soldi. Che cazzo avete fatto? Ma ce la fate? È sempre la guardia sotto le scale, vero? No, non aprite porte! Ma non mi piace, che a me piace che tu dici aspettate che salga e uccidetela tu. Non me ne frega un cazzo! No, dobbiamo, non me ne frega un cazzo. Ma fa figo! Ciampani si è fatto male! Sì, ma dovremmo farci uccidere, bravo. Lui ha capito lo spirito. Anch'io. Chi è che è spawnato dietro di me? Ha sborrato o è spawnato? Io. spawnato. Tutte e due. Sono spawnato e sborrato dietro di te. Spawnato. Ti osservo mentre dormi. La notte alle 3 di notte. No, di giorno. Sai com'è? Perché in particolare alle 3 di notte? Non perché so. L'ora delle streghe. È l'ora del cursed. Bloody Mary. Esatto. Facciamoci un video clickbait, milioni di views. Kundiman. Giochiamo a GTA alle 3 di notte. La tavola Ueashi. La tavola Peugeot. Così a caso. La tavola Chos.
chiama Targa la tavola della Peugeot. Guarda, mi piace che i tentativi sono uguali a quelli del colpo di prima, solo che noi prima l'abbiamo fatto a mani nude. Qui abbiamo pure le lampe e le pistole da me ero io, perciò ero primo io. Come sempre, che avrebbe mai detto? No, a me faceva vedere che era primo Gary. Non è più e non è più Pablo, è un altro. Non ci assomiglia. Madonna, hai fatto un po' troppo veloce per i miei gusti. Io non sono molto niente. Io no. Io ho ucciso quel tizio bastardo. Come si chiama Vetro? Qualcuno sta prendendo? No, non li prendiamo. No, nessuno. Ci prendiamo quando torniamo. Non so se ci conviene. No, ovvio che non ci conviene. Non c'è nemmeno se si può. Scusa, però me lo potevi dire che era ancora viva. Io stavo scendendo tutto sciallo. Cioè, attento, io ce l'ho fatta, cioè io ce l'ho fatta perché l'ho vista Instant, però io ho detto vabbè, l'avevano fatta fuori, vado. Oh, che cazzo. Allora facciamo un sopralluogo, attenti alla videocamera che sta sopra. Ah, qualcuno resti qua, vanno solo alcuni di noi, perché sennò vai Kevin, and... Ah, qua ci sono le due guardie che sono inutili. Ma Choss, come fai a farci scoprire sempre? Ma com'è possibile? Cosa hai fatto, Choss? Choss, ah, aspetta, Choss, quanta furtività hai? Dai, però come cazzo facciamo se Choss ci fa sempre scoprire anche quando non deve, cioè anche quando non lo fa? No, facciamo così, Choss, tu resta al piano di sopra finché non... Perché non arriviamo al cavò? Quando siamo al cavò, ti arrangi per venire al cavò da solo. Minchia. Che cazzo dobbiamo fare? Oh, cioè, lui si fa vedere attraverso i muri, non so come cazzo fa. Ma è stato segnato dalla rapina di prima. Cioè, allora hanno detto, cazzo, quello è uno di quelli che ha fatto la rapina a mani nude. Lo vediamo attraverso i muri, lo vediamo. Cioè, cosa, allora, no, cosa può averlo visto? La telecamera che si è ripresa o le guardie che stavano oltre il muro? Secondo me la telecamera. Tu madre, stavo dietro due persone, quindi la telecamera no. Allora, c'è un gioco che si chiama Takedown che mi ha insegnato che se sei dietro altri giocatori, i nemici sparano prima a te. Togliete questa roba! Tardati. Ma chi era? Secondo me era Fede. Cazzo che ti frega. Fede cazzo che ti frega. Se due ti dovresti cambiare nome così, Davide. Fede cazzo che ti frega. Mi chiamo Davide, ma molti mi conoscono come Fede. Ma oggi per voi sarò Fede cazzo che ti frega. Sodo Fede cazzo che ti frega e sopravviveremo in ambienti ostili ed estremi. Lo so. Oggi su Fede cazzo che ti frega mangerò dei vermi. Mi nasconderò nel culo di una guardia del casinò. Salve, sono Bear Grylls. Vi insegnerò come sopravvivere in una cucina. Pablo oggi è più scuro. No. Poi magari in realtà sai cosa succede? Le guardie Mi stai bloccando! Demente! Allora, sai cosa succede secondo me?
che una alcune guardie vengono spottate, le guardie morte, dalle guardie che iniziano a muoversi e pensano che le abbia uccise Choss, perché sono abituati a Choss che ammazza la gente a corpo a corpo. Ma vuol dire che ammazza di corpo a corpo? Sì, ma... Ma come l'estate? Sei scarso! Ma ci sono sto bagascio di merda, basta io! Bagascio! Guarda, signore! No, 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 no! Oh, che glitchata sta telecamera. Aspetta, per sicurezza. Un ballo bello. Faccio il ballo del qua qua. Nel casino chi ci sta? Entriamo nel cavo. Qua, 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 qua. Usiamo pure l'amp, ma ciò ci fa scoprire. Tanto è colpa di Fede. Qua, 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 qua. Reddy soldi ce lo dà, chi sta primo non si sa. L'estere la cinesa, ah, ah, ah. Che cazzo di ride, oh, sei impazzito. Cioè, sto dicendo delle stronzate assurde a questo ride come se fosse la battuta più bella del mondo. Ma che cazzo. No, tu eri contenuto, però, la cinesa, ah, ah, e lui. Che cazzo. Picchia. Cioè, ci questa è la storia di come la mia vita è cambiata. Lester sotto sopra è quasi finito. Sono Lester, il principe di Los Santos. Mi dispiace. Allora, numero uno non puoi stagnare. Numero due mi dispiace. Tu non sei qui quello che fa ridere, sono io. No, c'è poco da fare. Io sono arrivato, vi muovete? Sì, la canzone è proprio così. Ma, scusami, mi sono buggato, perché... Ah no, che okay, no. Oppure fa così. Sì, lo so, devo farti spaventare. Ma... Vi deve... Cosa? Chi? Quale? Io uso... Allora, adesso abbiamo sparato male. Guarda che arma uso io. Io uso un'arma a colpo singolo. Quella che con cui tu hai sparato male e hai fatto scoprire tutti noi? Madonna, se fossimo su Payday, il vetro è la cosa più sacra del mondo, basta un vetro. Ma stiamo uccidendo tutti i corpo a corpo. Ogni volta succedeva questo. Vetro rotto, raga, restart. È inutile. Ma a me il problema era oro nero da noi. Perché ogni volta che volevamo ammazzare uno nella villa finale, spesso sparavamo al vetro. Io so che oro nero c'è i macchinari e devi trovare quello giusto. C'è vetro ovunque, non so c'è la gente che ti vede da sopra a random. Tu spari uno per ammazzarlo e spacchi 3-4 di casa. Che poi noi abbiamo visto come si fa a trovare il motore giusto, perché ci sono le note in giro per la casa per individuare qual è quello giusto. Che poi la cosa bella è che noi venivamo scoperti a volte e resistevamo dietro a una poltrona leggendaria.
L'abbiamo chiamata poltrona del genere. Cioè una poltrona, tu vai lì dietro e in pratica è il riparo più sicuro di tutta la map. Ah, ho capito, quella là dentro una... è vicino alla piscina, tipo. No, no, è fuori, tipo vicino alla piscina. Ah, ho capito. Chi è che non si muove? Chos, sei tu, io lo so. Ma è sto di... Come mi sei dietro? Che cazzo vuoi? Oh. Cioè prima ci conosciamo meglio e poi forse, madonna. Ma tu sta confidenza di starmi dietro fin da subito? No, grazie. Vabbè, mo uso l'arma a colpo singolo perché... No cameras in here, huh? It's a long way down. Lo dico io. Cioè, che rango sei tu? Che scarso! Io sono 372. Come dico sempre quando la gente si stupisce del mio livello giocatore di DVD, ci credi che entrambi ci gioco poco? Sì, però prima c'è ne ho dato un... No, semplicemente ci ho giocato molto diluito. Perché gioco molto ai single player e nell'intermezzo gioco a GTA, by the way. Vabbè cosa? Scusa, ma io vedo chiaramente il colpo che ha rotto il vetro ed è entrato nel muro. Cioè lo vedo, è il muro, è lì, ha rotto il vetro del muro. Io resto qui, arrivederci. Ma tanto che, ma secondo me veniamo scoperti a prescindere, dobbiamo tipo vedere un video su internet, se no non ce la facciamo. Allora, Red, tu la devi smettere di farci scoprire ogni volta, anche se sto mirando a Fede e non a Red. Ma sono io qua vicino, non è Fede, Fede sta sotto. La cammo, non l'ho disattivata, sei corto. Ho capito, manco mi dai tempo, poi manco il primo Thomas. Ed ecco spelle, che ha cose che rimane al account di Twitch. Ma no, quella è una cosa mia, no, in realtà puoi bestemmiare quanto vuoi. Guarda blu. No, loro sanno che ogni tanto bestemmi. Apposta perché io sono Dio, posso. No, tu sei Gesù, se ti sente Dio si incazza. Tanto poi torno in vita. Sì, però laggando perché ci messo. E poi soprattutto io ho un esercito di 12 videogiocatori pronti a fare rapine a mani nude. Prima o poi fra qualche secolo ce la faremo. Raga, lo sapete che tipo, in teoria, se proviamo ancora un bel po', superiamo il numero di ore di tentativi della rapina sulla pugni, beh. Cioè io credo che tipo fra, se continuiamo per almeno un'ora o due, ce la superiamo. Questa che dovrebbe essere più easy 4, però... Ma perché ci fa scoprire da random? È buggato, madonna. Ma guardiamo su internet, dai Red, apri una pagina su internet, guarda un po' come fa la gente. E cosa fa la gente? E niente, praticamente a parte che cambiano gli spot delle guardie, fa la stessa cosa che facciamo noi, all'ultimo piano attivano le MP. E lo lasciano tutti? Oppure se noi entrano, cioè entrano... No cameras in here, eh? It's a long way down. If I were you, I'd get started. Cioè la parte in giro non la usano. Dobbiamo fare così noi. Che so di io prima. Sì, ma ci beccano comunque. Il problema è che ci beccano passandoli. Eh no, a me prima. Vabbè, prima mi sparavano passandoci vicini. Ah, proviamo ad ammazzare tipo tutte le guardie in contemporanea piano piano, lenti come dei drogati. 3, 2, 1. Non te l'aspettavi, eh? Ma strisce la carta di credito. Dai, occhi drago blonchi blu. Sembriamo i russi che lasciano B. Hey, before they
Oh, Russian, defend B. Papara, papara. Non era così. Volete aprire io? Qualcuno... Ma scusa, c'era uno davanti alla testa. Ho detto apre lui. Se n'è andato. Affanculo. Mi raccomando, fateci scoprire dalla telecamera, dalla gua... Bravo, Red! C'è anche lega... Eri troppo indietro! Questa è... Comunque, avete visto che bel frame rate c'è? Guarda, guarda, quel pizzetto non faccio che sono tirato. Ah, raga, la soluzione? La soluzione è una. Allora, voi rimanete dentro le scale. No, aspetta, però se entrate nelle scale dovete far fuori la guardia e la telecamera. Rimanete dentro a dove possete aprire per l'altro cavò. E io scendo intanto. Il cavò, per sicurezza. Io spesso faccio la guardia in simultanea senza che nessuno si accorga di un cazzo. Vabbè, un po' è vero, è fattibile, però devi essere... Mi piace, buona fortuna a farlo. Guarda che io lo faccio. Ah, sì, è fattibile. Sei molto su sé. Sei molto, insomma. Io lo facevo su quello dell'apocalisse, Bob, quando fai... No, al primo, quando fai... che vai nella luz, proprio qua. E ci stavano le guardie che stavano una vicino all'altra e lo riuscivo a fare. Però qua non lo so se lo riesco a fare. Ti devi stare zitto, hai capito? Grazie, grazie. Ma come fai a partire prima di tutti? Perché ho il modem. Voi non ce l'avete. Siete in Cina, è normale in Cina. Sì, è vero, è vero. Io l'ho visto all'ultimo. Don't forget, you have one drone each. Could make all the difference. 3, 2, 1. Poi ritardo. Ma lo devo fare tutto io pure la tessera, se devi ritardare. Farò io. Bugiardo. Io posso. Chiudetevi nel vault, vi porto la rifurtiva fra poco. Non voglio distorgerla io, sono pigro, fai tu. Io non ho fatto niente. Dai, sì, ma è random, è buggato, madonna. Sì, ma come cazzo si fa se è buggato? Sì, dobbiamo rifare il viaggio fin qui, che in realtà sono 2 minuti. No, dai, raga. Dai, raga, se ci scopro un'altra volta, allora facciamolo così, sciogli. Ma come fai? Ma tanto... Se non mette più di quel colpo in cui ho fatto sento corpo a corpo, Gesù santo. Ma io te l'ho detto, corpo a corpo è facile. Ma secondo me anche se la riavviamo da capo totalmente si bug. Fatto così e basta. Sai perché le altre rapine funzionano? Perché non ci sono le parti stealth. Poi se si delaya lo devi prendere forse in destra, perché se si delaya poi ti
A me sembrano stati 30, non 2. Vabbè, ma se lo sai fare bene, fallo tu allora, scusa. Madonna, sto singhiozzo di merda. Alta, tutta così, provo... No, cioè, raga, io sono partito per ultimo e vi ho già superato. Che cazzo è sta storia? Sicuro, sì, sono arrivato. Dalla mia visuale ero io primo. È buggato sto gioco. No, anestetizze, welcome, benvenuto. Oh. Io nel dubbio ho sparato anche all'altro, però era già morto. Ho solo un buco nel muro. C'è anche il tuo, figurati. Headshot, instant. Only one way down from here, one step at a time. I need my inhaler just listening to you. No, mi spingete! Andate alla cam, io non ci voglio di andare alla cam, ho paura. Ma Fede, vai, Fede, Davide, vai tu. Fede, Davide, muoviti. Se magari qua. Mi fate passare. Ma sei davanti a noi! Ah no, sei. Ma chi è chi? Fede, tu sei davanti! Fede, io ti vedo davanti no, a noi! Fatto! Ma dove è Fede? Ma ho fatto la gamba, porco Dio, ma ragazzi. Anche tu lo vedevi sulle scale insieme a noi, davanti a noi. Vai Kevin, attiva l'EMP e ci facciamo quelli. Vai. Fate il voi. Mio con la sinistra. No, no, non sono finiti. No, quello là non ci vede. No, no, non riesco, non riesco. Eccomi, eccomi. Vai, 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 fallo, 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 fallo. Che lag. 3, 2, 3, 2, 1. Ah, è buggato, è solo la visuale è buggata. C'è la visuale buggata, se ti giri oltre è tutto normale, se ti giri verso il coso c'è 3, il gas. 2, non mi dici, uno, non mi dici quando vai. Devo farlo. Siamo fottuti. Non me lo fa... Tu lo fai prima. Tu lo fai prima che me lo... Non me lo fa fare, guarda, sto fermo. Non me lo fa fare. Aspetta. Senti, togliti. Kevin, fai tu. Togliti, sì, Fede. 3. Togliti. Zitti. Raga, 3. 3. Zitto che... 3, togliti tu, cioè, 2, 1. Oh. E che ci voleva? Perché a me non me, non me lo faceva fare. Anche il tipo dopo qualche secolo. Non fate trapanare a quel a Chos, perché Chos non sta trapanando. Io e te, io e te insieme trapaniamoci. No, che abbiamo così. Oh, la guardia! Bang, bang! Ah, non c'è nessuno. Ci penso... Fede davanti a me, ma io ho cliccato il tasto e lui no. Sto trapanando Fede. Che cazzo succede? Perché mi si è surriscaldato instant? Che cazzo è? Oh, che cazzo è? Ah, è un altro tipo di trapano, ok. È quello di là, è quello laser, scusa, pensavo fosse quello classico. Viva la shield, viva. Sì, sì, io, è che prima ho usato quello classico trapano, capito, che devi fare con la levetta.
No, è più semplice di questo. Fatto. In contemporanea? Ti va sciato. Ma come in contemporanea? No, aspetta, ma chi aspetta, siamo? Aspetta, aspetta, aspetta. Pronti? Io mi faccio A. Così, non sai neanche dov'è A. Il dubbio lo fa. È al centro. Ah, no. E non so girare. Togliete sta merda. Questo è aperto. Questo è chiuso. Togliete sta merda. C'è uno già aperto. Andate a prendere quello già aperto, madonna. D, mi sembra. Ok, io prendo allora. F, vado a D. Sì. 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 Come? Cosa ho sbagliato, porca troia? Ah, questo, affanculo. Agraef, okay. Agraef. Sì, lo prendo io. Ah no, basta una sola impronta, che culo. Se non la prende il D. Prendete F, qualcuno vada su F. Hai detto che c'è uno? Io vado ad hackerare il resto. Cosa? H, attaccata. Ha iniziato a creare H, qualcuno vada su C quando può, non so se è aperto o chiuso. Io sto su F. Io sto su D. Io sto su E. Ragazzi, avanza un po' di tempo per fare cassette di sicurezza. Non penso. Ma quello è impossibile, cioè dovrebbero mettere che c'è una cosa che puoi sbloccare che ti che fa sì che il gas non arriva semplicemente. No, no, le puoi fare un po', però non tutte, cioè. Ma dopo che strozzo, cioè la difficoltà delle prote digitali era che erano tante. Ma se me ne fai una è una strozzata. Qualcuno vada. Ho fatto H, andate su H. Io su F. Vado su C. Sì, devo hackerarlo. Devo hackerarlo, devo hackerarlo C. Vado su C, vado su C. Sì, sì. Allora, questo. 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 E. Questo. Fatto. C'è un'altra porta da creare? Sì. Eh sì, questa aveva due porte. Fai di le cassette. Fila. Fai le cassette tu intanto. Ah, ci sono anche i dipinti, raga. E opere d'arte, non so se. Sì, ci sono i dipinti qua, dove sto aprendo io adesso. Forse anche da qualche altra parte, controllate tutto, perché i dipinti mi sa che valgono di più. Non ci possono prendere. Stanno aperti alcuni là. E ci possono prendere? Eh sì. Vai, ho aperto. Venite, qualcuno venga a prendere C. Faccio C io? Ok. Però ci sono anche opere d'arte. È qua su C, qua su C. Al massimo restartiamo. Vai tu, Chos, vai qua. Chos qua accanto a me. Dietro. Il quadro col procione di merda. Ce la fai a prenderlo? Non possiamo. No. Usci. Sto uscì. Vado, ho preso più che potevo. Sono uscito. Troppo tardi. Sì, vai. Ma come? Dici? Non so, secondo me ci hanno sgamato perché io ero ancora dentro. Ma non lo so, cioè è un dito in culo, cioè noi dovremmo poter uscire stealth in questa missione, come cazzo funziona? Effettivamente c'è senso come cosa, però non so quanto fanno. Mi è svenuto uno davanti. Sono allora, ragazzi, voi concentratevi sulle banconote, invece di concentrarvi sulle cassette, se vedete dei dipinti, io provo a dirvelo, però mi concentro sulla caraggio. Madonna, mi sento figo! Ho sempre voluto fare l'hacker. Su Payday è inutile l'hacker, perché c'è la specializzazione hacker, ma non serve a niente, perché non velocizza niente coi PC o altro. Una stronzata. È meglio quella del trapper.
Sì, è bello. Cioè è un prigioniero che sta nel cavò. Abbiamo scoperto che c'è un prigioniero nel cavò. No, è un prigioniero che sta sbattendo il termosifone. E adesso spawniamo di sopra e dobbiamo rifare tutto. Sì. Che, ma come ho indovinato? Perché lo so che stai vicino al termosifone, ma lo sapevo! Lo sapevo! Il checkpoint c'è solo dopo che usciamo dal cavò. LOL. Io non ci credo. Siamo fottuti. Dobbiamo alla prima, quando siamo all'entrata del cavo, prima di aprirlo respiriamo profondamente, ci facciamo una pausa di calma e poi andiamo. Comunque secondo me 3 minuti sono troppo pochi, sapendo che non ci siamo fatti sgamare, sbagliato. Cioè dammene 5 se non siamo stati sgamati. Eh, 15 secondi sono un pochino, però. Vabbè, comunque vedi che ho fatto 50 cm per i cavi. Don't forget, you have one drone each. Could make all the difference. They carry a small number of fast acting tranquilizer darts. One scratch and our Vai, prendiamole stavolta. Anche perché stavolta ce la facciamo sicura ad arrivare giù. Cheat. Chi è il coglione che è passato davanti alla cam e che per culo e per puro culo non è stato visto? Poi ci sorprende se viene sgamato. Io che sto sparando il denaro. No, in realtà se passi molto raso muro non. Cazzo, mi sa che mi hanno sgamato a me. Ma che cazzo ho fatto io? Zitti. Sì, mi ha sgamato a me. Ma cosa c'entra Red? Bene, io sto nel mini capo con Chas. No, io stavo da fare la guardia sotto. Sono l'unico che riesce a farlo. Anche delle M2. E c'è quello senza la a me mi riconosci perché c'ho il borsone che fa stufar cazzo. A me mi riconosci perché sono pieno di tatuaggi belli. Ma no. Che vita di me. Per un secondo ho avuto una realizzazione felice. Ho detto vite umane. Ce l'hanno fatta, ragazzi. No, ci hanno scoperto all'ultimo. Rifacciamolo. Guarda che adesso non ci fa il checkpoint più vicino e quindi ci dobbiamo rifare quasi tutto da capo. Poi tu ti dici che non biasemmi la Madonna. Io sono un nuovo pacifico. E infatti prima ci andavamo a specificare che lo. No. Ma non è. Niente, ci riparte dal cavò. La magia. Sì, il cazzo, magari. No, il cavò, non il cazzo. No, il cazzo. The lift hatches should be in front of you. Time to break out the rappel gear. No, comunque cerca su internet intanto, Red. Cerca su internet come se si può scappare stealth. Quanto è bugata questa missione da 1 a 1000? Secondo me c'è cioè, una stronzata che non puoi. Cioè, deve essere un. Ma non è che l'amp lo dobbiamo usare per scappare. No, dico per riuscire a ritornare all'uscita. O come tua madre. Tutte le guardie. Gittate l'abbiamo. No, ma io parlo per le guardie che vengono dopo quando scatta l'allarme. L'allarme non scatta. Don't forget, you have one drone each. Could make all the difference. They carry a small number of fast acting tranquilizer darts. One scratch and our Texan friends will be out. No, in realtà sì. Avevo i riflessi pronti, sai com'è? Sono nato proprio. Riprendiamo quelli extra. Oh! Drocati. Io adesso.
Ok. Lascia il bottone. Vabbè. Raga, non riesco più a mirare in testa. Ho fatto il pre-fire, ho sparato tutto tranne che da te. No, lo deve fare qualcun altro, raga. Sono sminchiato ormai. Guarda che andare in pre-fire vuol dire che hai già il mirino, nel senso. No, non puoi, perché se vuoi fare così ti vede. Ignorante. Fallo tu allora, drogato. Poi come andare? Non di farlo. Solo il mese prossimo. No, c'è un suo altro tentativo e poi me ne ando. Ma chi io? Ti chiami Davide? Non lo so, io ho sentito solo devi uccidere tu, non ho sentito il resto. È vero, pure io. E pensando che avevi fede in me, insomma. Mi tenevo che. Prima che tutto la tre. Siamo in quattro persone, no? Come faccio a avere fede solo in te? Siamo in quattro. Oddio, siamo in quattro persone e non riusciamo a fare un colpo. Che dovrebbe essere tipo 100 volte più facile di quello che abbiamo fatto. Il problema è che poi è uscito il gas. Sì, ma volevamo anche andarcene, visto che sappiamo che tanto poi ci sgamano lo stesso. Ok, vabbè. Però perdiamo di più. Voi vi siete messi. Voi vi siete messi come dei cazzoni a fare dei cassetti quando c'erano le opere d'arte. Ritardati. Ma non lo sa, ma una c'era di opera d'arte. No, c'era più di una. Ma guarda che. Ma stanno nelle opere d'arte, stanno dietro quelle sbarre, non si possono vedere. Devi aprire la sbarra col trapano in teoria, o no? No, quelle. Non posso neanche hackerare, eh? Questo mondo fa schifo. Vedi da quello maniche corte senza tatuaggi sul braccio che sono io. Game è quello con i tatuaggi. Ma sei coglione? Vabbè, guarda. Spero per te. Invece fuori così in contemporanea tutte le guardie sotto avremmo vinto da 3 ore. Vai, apri. Addio, arrivederci. Questo aspetta. Fede, dove cazzo vai, Fede? Dai, su. Io? Dagli un po' di cibo, digli che è carina, baciala. Non che non mi fidi, però. Mettiti pronto. Secondo me ha scoperto. Ci ho messo troppo tempo. Boh. Ecco. Sì, vabbè, ma io ho sparato un caricatore in quella testa di cazzo che c'ha, non muore. Avevamo un tentativo e l'abbiamo mandato a fanculo, è colpa vostra. Dobbiamo finirla. Tu hai detto rifacciamo, non vorrei dire. Dai, dobbiamo finire, dobbiamo finire. Anche se l'avevamo detto 3 ore prima. Tre fa. Deve essere ironica la parte in cui io dico che lo stavamo dicendo da 80 anni che noi praticamente... Dobbiamo concludere, dobbiamo... Oh, terminare, mi è partita via la maschera della legione. La maschera? Della legione. Legione, il kill.
Capra, capra, capra. No, raga, io non sai, cioè nel senso. Muto devi stare, dai. Ho fatto la rima, son più rapinatore. Ma non ho fatto un cazzo, ma che cazzo ho vuoi? Fatto la, ho fatto la rima e son più rapinatore di prima. Ma rapinatore perché ti rubi le rape piccoline? No. Mi rubo le rape dei tori. Rapinatore. Sì, sì, primo tu, proprio tu. Fanno ma passa. Ora. Strisci la carta. Oh già, ma sei ritardato? Cioè... strisce la carta è già strisciata e siete voi che mi bloccate come dei coglioni. Chi io? Ci penso io. Ormai va lui. La telecamera, piano, attenti. Io ho sparato un colpo in testa, io ho sparato e allerta le guardie. Ma secondo me è la telecamera che allerta le no, guardie. Ma secondo me è tutta colpa di questo estintore. Ciao, una mini telecamera incorporata. No, cioè, hai messo di tempo per uscire da sta porta. Lo sonno io. Addormito. Kevin, io lo sai che io vado a letargo. Non è che vado a dormire. C'ho sonno. Adesso ti espello, basta. Sonno. No, no, Red, mettiti in ginocchio e leccami i piedi. Cioè, in 13 anni c'hai un'attività di un sessantenne. Io non mi muovo dalla mattina alla sera, mangio pizza ogni giorno da tipo 4 mesi. Ma ti fa male al fegato. Me ne frega un cazzo. È un cazzo, ma un cazzo cazzo. Morire con stile. Per esempio, domani, ultimamente, almeno una volta alla settimana, vado a casa di mio padre che mi sono separati, no? E pranzo la pasta. Quando torno a casa, ceno la pizza. io non salto i giorni della pizza, mai. Una pizza al giorno ti fa morire prima e ti fa levare di torno. Ma perché ho lanciato la corda lì in su? Io più che altro mi ci sto affezionando all'ascensore. Io voglio che esploda. Ci direi la terza volta per 20. Saranno una trentina di volte che riproviamo a farci prendere di colpi. Ma cosa? Ma perché? Ma perché? È buggata. Ah, ho sentito del mio piano di far saltare l'ascensore. Ciao, cioè, sentiti mentre ci calavamo e parlavamo. Io me ne devo andare. No. Anche io. No, raga, che siete scemi. Dai, che palle, raga.
C'ho sonno. Ma che vuol dire? I soldi contano di più del sonno, risaputo. Non frega un cazzo. Noi dopo andate. Sì, perché hai la mamma che ti fa le cosse. No. E il papà che ti fa le cosse. Vabbè, faccio l'ultimo tentativo. Boh, vado. L'ultimo tentativo vuol dire un'ora. Che cazzo vuoi? Spero di essere un termosifone accanto, però. Sì, ce l'hai dietro. In culo? E ora adesso ti espello. No, no, tu muori. Lo sonno. No, ma è mio personale perché sei un coglione. No, tu sei Gesù. Hai detto 30 volte. Me l'ha detto la fatina azzurra, me l'ha detto. Io non credo di aver mai sentito questa espressione. La fatina dei denti, sì, ma la fatina blu non ho mai sentito in vita. Eh sì. Strano. Ma è gioco di merda. No, è ironica la cosa, è diverso. Ora. No, domani. È in piena indiana, andiamo. Tu magari è la guardia che sta di sopra, che riflette sulla farsa e poi... Ah, c'è un buco nel muro! Allarme! Sì, sì, sono proprio così la guardia. Io non ti do più questa guardia di merda, Perché? Ma la guardia sulle... Ma la guardia sulle scale, invece di ucciderla con un'arma di... Cioè, un'arma... Col taser! Qua. Ecco cosa. Adesso parte alla... Sì, sì, adesso fa Game Legacy a... Ciao! Oh, no. Dove cazzo vai la telecamera? Adesso ciò si fa scoprire. Sì. Beh, okay. Distrutta, ma dobbiamo distruggere anche questo estintore. È un rito di passaggio. Se adesso ci scoprono, è colpa di ciò che... No, non è colpa di ciò. Vai. Vai, Yetegain. Madonna santa. Chi? Ma io non ho fatto niente, stavo camminando, ero qui! Ero qui! Ed essere stata no, la guardia delle scale! No, no, no. No, no, no. Non la ricominciamo. Ma non abbiamo tempo per prendere i soldi! E poi sono mezzo morto, quindi è che... Morande! Dove cazzo sono spawnato? Raga, sono davanti a una porta, però tutto il resto è nero. Sono in una porta universale dimensionale. All'armadio di casa tua. No, ce la facciamo, adesso la finiamo. Ciao Vincenzo. Benvenuto Vincenzo. Questo cavolo di colpo sarebbe stato tipo 10 minuti, ma neanche. Ma sapete qual è la differenza fra i colpi normali e questi? Che quelli spari e sei a posto. No, ce l'abbiamo messo di... Stavolta ci abbiamo messo meno a fare quello tanto corpo a corpo, e questo qua letteralmente siamo... Perché abbiamo delle una squadra perché abbiamo una squadra di merda. C'eravamo solo io e te, era finita da mezz'ora, capito? Magari. Anche perché se siamo in due, se siamo in due ci sono meno guardie, secondo me. Non è vero, sono sempre quello ormai. Vabbè.
Sì, ma solo sulla vostra, sulla nostra non c'era. Non c'era, forse perché noi usavamo il corpo a corpo. Appunto, cazzi vostri. Grazie, prego, arrivederci. Io sono l'ultimo. Se sei primo, perché non sei tu che lo apri, scusa? Questo è il primo. Sta di fatto che non sei c'ho tu. The Choss. Adesso che sei il primo, finalmente vinceremo, vai. Posso mettere il treno da Thomas? No. No. Perché no? Ma perché no, bro? Perché dai, c'è di nuovo sicuro. Cioè, ma tu hai detto che è rilassante. Cioè, prima passi davanti, poi fai no, non voglio sparare a quelli. Dobbiamo concentrarci, dobbiamo concentrarci. L'ha sparato sicuramente. Faccio io la cam... C'hanno provato. Raga, però sta guardia è una merda. Sì, ma tu... No, ma credo che spari. Sì. No, no. Si mette a sparare. Ma raga, un quesito. Tu avevi detto aspettate che la guardia salga. Ma sale davvero o rimane là? E allora è una merda. Proviamoci a fare con lo stordidore, poi ci spariamo con la cosa. Io faccio con lo stordidore no. E Red secondo me no, perché secondo me appena lo spari con lo stordidore vi tira fuori la pistola e spara taserato. Vabbè, ma proviamoci, no? Io faccio... Faccio... basta, hai ragione, tu appunto. Fai la rapina, cioè nel senso che quando abbiamo finito siamo cosa col suo tentativo che hai detto col taser e poi io no, dobbiamo finire. Ma al massimo lo facciamo io e te, io non me ne andrò mai. Sì, ma il problema è che sono chiuso. E togli, madonna santa, se ti espello, madonna. Ma partita per sbaglio, perché ma l'avevo messo il capo del party game. Lo espello comunque, tanto ho influenza su di te, la politica funziona così. No, mafia sì. Intanto mentre faccio cazzi miei su YouTube mi esce mafia siete. Poi per me non funziona, che bello. Quello però è comunque anche quello è leggendario, non era mai successo. Ragazzi, entriamo nel casino. Mettiamo un piede. Ci sta un tentativo. Neanche abbiamo messo piede dentro. Che appena siamo entrati. Aspetta, guarda l'armi. Scusa, ma quello là che prende in braccio quello là che si sente l'ascensore, come cazzo ci è arrivato là dentro? Devi aprire l'ascensore però. Ok, trapassa l'ascensore, va bene. È vero. Preparate io lo stendidore. Non rompere Kevin, io con lo stordidore e tu col pistoletto. Ma che poi raga mi è appena venuto in mente una cosa. Aspetta, noi stiamo venendo scoperti dalla guardia sulle scale. Ma non abbiamo mai preso l'ascensore. Vai, proviamo così. Perché tu adesso usciamo dall'ascensore e poi basta che instant spariamo alle due guardie. No, c'è un già scoperto. Cosa c'è dentro ancora sopra io? Raga, la soluzione... No, la soluzione è l'ascensore.
tu puoi usare, devi tipo usare l'ascensore mentre siamo sull'ascensore, usare l'amp e uscire e fare il culo a tutti. Non so se usare l'amp instant o no. Secondo me dobbiamo fare così. Cioè, tanto perché secondo me ogni volta che veniamo scoperti è per la guardia nelle scale o per la telecamera nelle scale. Sono due le volte che veniamo scoperti dentro dai stronzi. Ma se questo è il desync della rapina stealth, com'è quello della rapina violenta? No, violenta non ci sta. Mi è crash, ecco, mi è crash dopo il gioco, regà. Sì. Si è verificato in una seconda applicazione. Verifica questo quello. No, non abbiamo tempo per prendere abbastanza soldi. Vabbè, mi è pure crashato il gioco, quindi vabbè. Mi è crashato pure a me. Ma sì, dai, game. Non sto scherzando. Guarda la live. Se la live si è interrotta, mi è verificato un errore nella seguente applicazione. CE34878-0, Grand Theft Auto 5. Ma che cazzo? Io regà, io vado. Ciao. Boh, tu tienilo al caldo per quando.